Allora, siamo, il che è inconsueto, addirittura in anticipo, non rispetto all'orario del programma, che dovevamo cominciare alle 3, ma rispetto alla realistica previsione delle 3:15. Però la pausa è stata lunga e soddisfacente, spero, per cui se ci accomodiamo tutti, a proposito, stavo per dire ricordatevi della mascherina, ma insomma adesso momentaneamente sono giustificato perché sono al microfono, ma dopo devo metterla io, e quindi darei la parola per la prima sessione del pomeriggio al collega Riccardo Merluzzi, presidente del Tribunale di Gorizia, che farà da moderatore agli interventi della collega Laura De Simone, presidente di sezione del Tribunale di Bergamo, e Massimo Fabiani, ex magistrato, cosa che mi piace ricordare sempre, magistrato non di breve corso, ha fatto molti anni in magistratura, ma soprattutto adesso docente di diritto commerciale all'Università del Molise. E tutti e due i relatori sono poi ben conosciuti anche loro come esperti di questa materia. Dottor Fabiani, tra l'altro, professor Fabiani, anche lui partecipe delle commissioni che hanno e che stanno ancora cercando di definire definitivamente quelle che saranno le novità normative. Quindi lascio la conduzione al collega Riccardo. Grazie. Grazie a tutti. Allora riprendiamo i lavori in questa sessione del pomeriggio. Allora, dopo aver esaminato nelle sessioni del mattino i ruoli degli altri soggetti coinvolti nelle diverse procedure, passiamo in questa prima sessione del pomeriggio ad esaminare il ruolo svolto dai giudici. E l'occasione che ci viene data dal titolo di questa prima sessione pomeridiana, che io ho cercato di comprendere, e che sembra più un chiasmo che il titolo del convegno, e di questo mi complimento con gli organizzatori anche, e ci introduce appunto alla problematica, perché i giudici saranno chiamati ad un impegno notevolissimo in questo, del nuovo codice, seppure diversamente graduato nei diversi istituti contemplati dal codice. Un esempio ci è dato dalla norma dell'articolo 7, secondo comma del codice, che con ogni probabilità si presterà ad interpretazioni e prassi giurisprudenziali anche marcatamente difformi. Una sfida che io considero una sfida culturale per la magistratura, intesa come singoli giudici, per la preparazione, che tocca però anche profili di organizzazione, e su questo vorrei soffermarmi brevissimamente. Infatti, soprattutto per i tribunali di medie e piccole dimensioni, noi parliamo nel nostro distretto, come sapete, tutti e quattro i tribunali rientrano in questa categoria, organizzare una compagine di giudici, non dobbiamo pensare solamente al giudice monocratico, l'ex giudice delegato, ma anche al collegio, adeguatamente preparati in questa materia non sarà per nulla semplice. Pensate ad esempio che in tutto il Tribunale di Gorizia vi sono 4 giudici dell'intera materia del civile, e quindi naturalmente Gorizia ha una peculiarità, ma ad esempio io vengo dall'esperienza distrettuale di Trieste, non, i numeri non sono poi molto diversi nei nostri tribunali. Questo fenomeno è accentuato dal fatto che si proviene da anni in cui, anche a causa della nettissima diminuzione delle procedure fallimentari dichiarate e prima ancora ovviamente delle istanze di fallimento proposte, pensate che in tutti i tribunali del distretto abbiamo un trend discendente dagli anni 2018-2019 del 20-30% successivo, e quindi è solo recentissimamente c'è qualche segnale che però non credo si possa ancora interpretare come un'inversione di tendenza, e quindi dicevo bassissimo numero di istanze prefallimentari
più che dimezzate istanze per la dichiarazione di fallimento, più che dimezzate nel giro di 4-5 anni e quindi conseguentemente anche una diminuzione di fallimenti. Dicevo, questo ha fatto sì che nell'organizzazione degli uffici si sia stati indotti a dirottare verso altri settori giurisdizionali più in affanno. Pensiamo ad esempio, lo dico anche per la mia recente esperienza al Tribunale distrettuale, le risorse sono state dirottate nei confronti massicciamente verso la sezione per la protezione internazionale, l'immigrazione, questo capita in tutti i tribunali distrettuali. E dicevo, è un problema fondamentale questo dell'organizzazione, perché da questo dipende la qualità della risposta che gli uffici saranno chiamati a dare. Come dicevo, è una sfida culturale per i giudici e soprattutto organizzativa per gli uffici, e rappresenterà un ulteriore problema nei mesi a venire. Non volendo rubare altro tempo ai nostri relatori, per parlare di questi argomenti abbiamo oggi due relatori in questa sessione che non necessitano di presentazioni per la loro autorevolezza. Parlerà per prima la collega Laura De Simone, presidente di sezione del Tribunale di Bergamo, che ci parlerà degli interventi del giudice nella composizione negoziata. E dopo di lei il professor Massimo Fabiani, che ci parlerà del ruolo e poteri del giudice nel concordato semplificato, in particolare nei quadri di ristrutturazione preventiva. Io vi ringrazio e passo la parola alla collega. Buongiorno a tutti. Prima di tutto un grazie agli organizzatori, ad Andrea Zugliani, agli avvocati Gabassi, per avermi coinvolto in questa iniziativa. È sempre un piacere tornare a Udine e soprattutto in questa occasione, in questo stupendo contesto. Dunque, io ho preparato alcune slide che però non vedo, adesso non vedo più neanche. Ah, eccole qua, sono magicamente comparse, per un po' aiutarvi a seguire il mio pensiero. Il ruolo del giudice nella composizione negoziata è del tutto inedito. Alla composizione negoziata l'imprenditore accede in bonis su base volontaria nella prospettiva di una ristrutturazione precoce. Il giudice quindi è chiamato in alcuni momenti peculiari della composizione negoziata ad intervenire per bilanciare i rapporti tra l'esigenza dell'imprenditore nell'esercizio della sua libertà di impresa, di gestione della sua attività, ad una ristrutturazione del proprio indebitamento, quindi attraverso un percorso che sta immaginando, e dall'altro canto la tutela dei creditori che potrebbero essere incisi dalle scelte dell'imprenditore che intende operare già in questa fase. E l'intervento del giudice è proprio finalizzato ad assicurare un equilibrio tra questi rapporti. Quindi questo è il contesto in cui il giudice è chiamato a muoversi. Quali sono, il tempo adesso a disposizione mi consente di fare solo una carrellata di carattere generale, insomma poi se ci sarà qualche domanda entreremo più nel particolare, perché le ipotesi in cui il giudice interviene sono diverse. Il giudice interviene esattamente con le misure protettive e misure cautelari, oppure con gli atti autorizzativi. Gli atti autorizzativi che possono riguardare l'autorizzazione ai finanziamenti a cui l'imprenditore intende attribuire il rango della prededuzione, il trasferimento in qualsiasi forma dell'azienda o di uno o più rami di essa in cui si intende escludere la solidarietà prevista dall'articolo 2560, e poi la rideterminazione secondo equità e buona fede del contenuto dei contratti che possano risultare
nei quali possa risultare un'eccessiva onerosità a causa della pandemia. Con riguardo a quest'ultimo aspetto va precisato che nello schema di decreto legislativo l'autorizzazione del giudice verrà meno, però fino a luglio, fino a quando entrerà in vigore in ragione del DL 118, questa previsione sussiste. No, aspettate. Qui ho un doppio schermo, quindi ecco, quindi le ipotesi, come vi dicevo, sono quelle previste nel decreto 18, per chi vuole seguire, dagli articoli 6, 7 e 10, che diventeranno 18, 19 e 22 nel codice della crisi. Partiamo dalle misure protettive. Le misure protettive sono quelle che nel percorso della composizione negoziata possono rendersi necessarie per proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere quindi a rischio il percorso di risanamento. Delle misure protettive troviamo una definizione all'articolo 2, lettera P, e specificatamente nel contesto della composizione negoziata nel nuovo codice saranno disciplinate all'articolo 18. All'attualità noi conosciamo esclusivamente l'automatic stay dell'articolo 168, quindi siamo in seno alla procedura di concordato preventivo anche in bianco e quindi in questo caso abbiamo una automaticità della misura al sola presentazione del ricorso anche in bianco. Nella composizione negoziata non è proprio così. E ora vediamo come si va ad articolare lo schema previsto per il riconoscimento delle misure protettive. Comunque va tenuto presente che il principio espresso nell'articolo 118, la regola della protezione dell'imprenditore nel corso del suo percorso di risanamento dell'articolo 118, 168 viene anticipata ad una fase che non è quella di una procedura concorsuale, ma siamo nella composizione negoziale. Come si richiedono le misure protettive? Allora, la domanda viene presentata dall'imprenditore nel momento in cui l'imprenditore chiede la nomina dell'esperto, le misure protettive quindi le può chiedere solo l'imprenditore, alla domanda di nomina dell'esperto è rivolta al segretario generale della Camera di Commercio o anche successivamente alla richiesta di nomina dell'esperto può essere presentata questa domanda di misure protettive. La domanda viene pubblicata nel registro delle imprese. E nello stesso giorno in cui viene pubblicata nel registro delle imprese la domanda di misure protettive, deve essere presentato ricorso in tribunale per la conferma delle stesse. Al ricorso si allegano una pluralità di documenti, bilanci, una situazione patrimoniale aggiornata, l'elenco dei creditori con indicazione dei primi 10 per ammontare, un progetto di risanamento redatto secondo, ora dirà lo schema di decreto legislativo che questo progetto di risanamento deve essere redatto secondo le indicazioni della lista di controllo, un piano finanziario e un'autocertificazione sulla risanamento. Dell'impresa. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese della richiesta di misure protettive dovrà essere pure pubblicato il numero di iscrizione a ruolo che sarà stato attribuito alla procedura dal tribunale nella quale la procedura è instaurata. L'omesso o il ritardato deposito presso la cancelleria del tribunale del ricorso comporta l'inefficacia della misura. Se poi invece alla domanda che è proposta al segretario generale alla Camera di Commercio non segue la pubblicazione del numero di iscrizione, di fatto del numero di iscrizione a ruolo della domanda, l'istanza viene cancellata in via automatica dal registro delle imprese.
Ecco, quanto ai contenuti delle misure protettive, avete visto che nell'articolo 6, che prima era presente, adesso non so se riesco a tornare perché il tasto indietro, ecco, nell'articolo 6 ci dice, vediamolo un attimo, sì, ci dice che si tratta dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, sui beni e diritti con cui viene esercitata l'attività di impresa. Il contenuto quindi è tipico, nel senso che questa è la misura protettiva che scatta automaticamente nel momento della pubblicazione nel registro delle imprese della richiesta e quindi non può essere ampliato nelle sue caratteristiche, salvo poi la possibilità, qualora queste misure non siano sufficienti, come vedremo tra un attimo, per l'imprenditore di chiedere altresì misure cautelari, e questa costituisce una novità, perché le misure cautelari appunto in questa fase richiesta del debitore sino ad ora non erano previste. L'articolazione quindi, vi dicevo, è tassativa perché comporta il riconoscimento di misure protettive, questo, cioè l'inibitoria delle misure esecutive e cautelari. Ci dice l'articolo 6 al comma 5 che i creditori che sono interessati alle misure non possono rifiutare l'adempimento, provocare la risoluzione o anticipare scadenze o modificarle con riguardo ai rapporti che hanno con l'imprenditore che ha chiesto, nei confronti del quale sono state concesse le misure. Come vi dicevo, oltre alle misure protettive, l'imprenditore può chiedere ora, se non la composizione negoziata, anche misure cautelari. Queste misure però non scattano in automatico, le misure cautelari devono essere chieste dall'imprenditore nel momento in cui o chiede la nomina dell'esperto, quindi chiede misure protettive e cautelari, ma può chiedere anche solo misure cautelari o anche successivamente, però ecco, non è che scattano in automatico perché quelle sono possibili solo a fronte di un provvedimento giurisdizionale del tribunale. L'articolo 2 all'interno delle definizioni ci specifica anche cosa sono le misure cautelari, quindi sono i provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio dell'impresa e del debitore che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti dei quadri di ristrutturazione. L'articolo 7 ci precisa ulteriormente che in seno alla composizione negoziata, perché l'articolo 2 si riferisce genericamente, cioè essendo la norma che riguarda le definizioni, come per le misure protettive, anche per le misure cautelari, attiene alla qualificazione di questo tipo di misure per l'intero codice e quindi per tutti i quadri di ristrutturazione, compresa la composizione negoziata. Mentre invece negli articolo 7, ad esempio, vediamo come si declina nel la composizione negoziata la richiesta di misure cautelari. Quindi vediamo che con ricorso al tribunale può essere chiesta tanto la conferma o la modifica delle misure protettive quanto le misure cautelari quando siano ritenute necessarie per condurre a termine le trattative. Quindi la dizione è volutamente generica ed in questo caso il tribunale, quindi a richiesta dell'imprenditore, può porre in essere delle misure, può realizzare delle misure che non sono tassative, ma sono quelle che appunto l'imprenditore può ritenere necessarie nel singolo caso. Mettiamo l'ipotesi di una sospensione della segnalazione alla centrale rischi della sua posizione, in modo tale che non si crei una situazione di allarme nel sistema bancario, magari l'esecuzione, l'obbligo di esecuzione di determinate forniture da parte di un fornitore che è strategico per l'esistenza dell'impresa, il rilascio del DURC
nell'ipotesi in cui magari sia inadempiente alle prestazioni previdenziali, ma che comunque gli sia necessario in quel contesto proprio per poter portare a termine un piano di risolamento che potrebbe risolvere poi anche questa problematica. Quindi il tema delle misure cautelari è quanto mai ampio. In questo contesto, come si diceva, può essere chiesta dal debitore. È evidente che, ma ne parlerà credo più diffusamente poi il professor Fabiani, potrebbero arrivare anche richieste di misure cautelari da parte del creditore per sterilizzare magari le misure protettive richieste dal debitore, ma se il creditore lo fa deve essere perché c'è un'istanza di fallimento che poi non sarà proseguibile, però si sviluppano in seno ad un'istanza di liquidazione giudiziale che poi sarà riunita e trattata congiuntamente, ma in seno alla composizione per la prima volta appunto lo stesso debitore, qualora le misure protettive non siano sufficienti, ha a sua disposizione anche la possibilità di chiedere queste ulteriori misure che possono essere essenziali in ragione di una tutela del suo patrimonio, tutela della prospettiva di risanamento che intende portare avanti. Ma veniamo un po' più da vicino all'intervento del Tribunale. Vediamo quindi come si snoda il procedimento per le misure protettive e cautelari. Allora, chi decide? Il giudice monocratico. Il legislatore ha individuato come scelta quella del rito cautelare uniforme. Si dice che l'udienza deve essere preferibilmente in videoconferenza, deve essere fissata assolutamente dal giudice entro 10 giorni. È possibile in questo contesto svolgere attività istruttoria ritenuta indispensabile, per quello sto vedendo, per quelle che insomma ci stanno capitando, solitamente vengono sentite le parti, viene soprattutto sentito approfonditamente l'esperto, perché insomma si ritiene il soggetto in grado di avere, il soggetto indipendente in grado di avere il maggior numero di elementi a disposizione per poter dare un'informativa al Tribunale sullo stato delle trattative e sul reale stato di salute dell'imprenditore. È ben possibile anche la nomina di un ausiliario. Da noi ancora non è capitato, anche perché insomma l'urgenza con cui si sta cercando di provvedere proprio per venire incontro a queste a questa che ci sembra la decisione immediata, che ci sembra un'esigenza appunto essenziale da soddisfare nel contesto della composizione, con la nomina dell'ausiliario sicuramente un po' rallenterebbe le operazioni, per cui sino ad ora almeno non abbiamo ritenuto, non si è presentato il caso in cui si è resa necessaria la nomina di un nostro tecnico di supporto, essendo sufficiente, ecco, le informazioni che abbiamo raccolto dall'esperto. Il provvedimento che viene adottato è quello dell'ordinanza, che deve essere pubblicata entro il giorno successivo nel registro delle imprese. Ecco, la durata della misura è tra i 30 e i 120 giorni, prorogabile per lo stesso termine. Chi deve essere sentito? Allora, devono essere sentiti i soggetti interessati all'adozione delle misure, e quindi di regola sono stati individuati, ma di questo poi torno verso la fine, perché ho fatto un po' un'analisi dei provvedimenti che sino adesso sono stati emanati, per cui ho un po' un quadro che volevo proporvi della giurisprudenza che si sta creando anche con riguardo a questi aspetti. Però devono essere sentite le parti interessate alle misure, quindi ragionevolmente nel caso in cui siano già state introdotte provvedimenti cautelari, cioè siano stati già adottati provvedimenti cautelari o ci siano già procedure esecutive in corso, si tratta dei creditori che hanno presentato queste istanze. Che cosa deve decidere il giudice? Che cosa deve verificare il giudice? Lo schema è quello della disciplina delle procedure cautelari, ma
mi sembra che la giurisprudenza sia abbastanza uniforme, per fortuna, in questo momento, a ritenere che non vanno riscontrati il fumus e il pericolo nella stessa declinazione a cui i giudici sono abituati quando si approcciano alla tutela cautelare. Cioè il fumus e il periculum, in questo caso che andiamo a riscontrare, non riguarda tanto il diritto che deve essere tutelato, ma piuttosto il fumus del risanamento. Cioè siamo all'interno della composizione negoziata, quello che andiamo a verificare se la misura che ci viene richiesta è funzionale al piano di risanamento che viene rappresentato. E con riguardo al periculum, ecco, il pregiudizio è che le azioni dei creditori che in quel momento vengono illustrate, vengono descritte, le esecuzioni in corso, i cautelari in corso, possano compromettere il pericolo che queste azioni possano compromettere l'esito della trattativa, anche qui con particolare riferimento alla soluzione che viene prospettata. Quindi ci deve essere sempre un rapporto in concreto con quello che è il piano che l'imprenditore intende attuare. Passerei ora, perché appunto gli argomenti sono diversi, quindi questo è una prima tipologia di intervento a cui è chiamato il giudice nella composizione negoziata, che, come dicevo, è quello che attiene alle misure cautelari e protettive. Poco più complesso, e c'è meno giurisprudenza sul punto, quello è il tema che attiene le autorizzazioni, perché sempre in questo contesto, durante la composizione negoziata, è ben possibile che al tribunale siano chieste autorizzazioni. Abbiamo visto le autorizzazioni possono riguardare innanzitutto i finanziamenti, il trasferimento d'azienda e poi la rinegoziazione dei contratti. Partiamo dai finanziamenti. Allora, i finanziamenti a cui l'imprenditore, gli finanziamenti che l'imprenditore può richiedere in corso alla composizione negoziata soggiacciono alla disciplina dell'articolo 9, cioè ragionevolmente si tratta di atti di straordinaria amministrazione, perché ovviamente comportano per l'impresa un impegno di spesa, dovrà restituire quanto erogato, quindi sicuramente dovrebbero rientrare negli atti di straordinaria amministrazione, ed in questo contesto deve essere data informativa all'esperto. L'esperto dovrà verificare se sussiste o meno pregiudizio per i creditori e segnalerà per iscritto, qualora ritenga che possa sussistere questo pregiudizio, segnalerà per iscritto all'imprenditore, all'organo di controllo, il suo riscontro negativo sull'operazione che sta per essere effettuata. Non di meno il finanziamento potrà essere erogato, perché abbiamo detto l'imprenditore è in bonis e quindi all'amministrazione ordinaria e straordinaria della sua società, della sua impresa. Ma il contratto, se conclude comunque il contratto nonostante il parere negativo dell'esperto, questo dovrà essere notiziato, e se l'esperto ritiene che l'esperto potrà esprimere il proprio dissenso nel registro delle imprese. L'iscrizione sarà invece addirittura obbligatoria se l'esperto ritiene che questo finanziamento possa essere pregiudizievole. Ecco, questo diciamo che potrebbe essere la situazione fisiologica dell'impresa che accede ad un finanziamento in corso alla composizione. In realtà è ben difficile che l'impresa ottenga dei finanziamenti se a questi non riesce ad assicurare, a proporre il rango della prededuzione. Perché ragionevolmente nessuno finanzia un'impresa in crisi se non riesce ad avere, insomma, la quasi certezza della restituzione delle somme. Per cui se in via strata questo è immaginabile, in concreto è ben difficile. Per questa ragione si è immaginata una autorizzazione del tribunale, perché
perché l'atto è straordinario, incide, cioè va a creare una prededuzione che impatta quindi in maniera molto significativa anche sul in generale sul ceto creditorio, e quindi è prevista l'autorizzazione del Tribunale perché possa essere riconosciuto ai finanziamenti il rango della prededuzione nelle eventuali successive procedure concorsuali, perché di quello si parla, è quello l'ipotesi che preoccupa il finanziatore, perché se va tutto bene e tutti vengono pagati alle scadenze non c'è nessun problema. Il problema è se successivamente, questo poi l'articolo 10 si salda con l'articolo 12 che riguarda gli effetti, quindi potrà essere assicurata la prededuzione nelle successive procedure concorsuali qualora poi la composizione non abbia avuto l'esito sperato. Quindi in questo contesto sono state individuate tre tipologie di finanziamenti che sono quelle che ho descritto nella slide: sono i finanziamenti all'impresa, così vuole riconoscere il rango della prededuzione, i finanziamenti quindi non dei finanziatori esterni ma dei soci della società, oppure i finanziamenti della società appartenenti ad un gruppo che accede alla composizione di gruppo, e anche in questo caso finanziamenti a cui riconoscere il rango della prededuzione. Ecco, con riguardo ai finanziamenti dei soci faccio notare che già il decreto liquidità in piena pandemia aveva previsto che fosse possibile per l'impresa recuperare risorse finanziarie dai soci, e aveva rimosso temporaneamente le regole della postergazione. Questa norma sostanzialmente ora è stata stabilizzata in questo contesto, per cui è ben possibile che anche per i soci che finanzino l'impresa ottenere la prededuzione, che anzi rispetto all'ipotesi del 182-4 in questo caso non è neanche, cioè quella che avviene in sede di concordato, di accordo di ristrutturazione, che è una prededuzione che opera sino all'80%, in questo caso opera per il 100%. Quanto al perimetro di questi finanziamenti, deve ritenersi che siano i finanziamenti, proprio perché adesso vediamo qual è l'accertamento che deve compiere il Tribunale, saranno i finanziamenti che possono essere essenziali per la prosecuzione della vita d'impresa, quindi finanziamenti che non sono finalizzati al perimetro della composizione ma che guardano il piano che l'imprenditore intende realizzare, cioè devono essere quei finanziamenti che servono a sopperire le necessità che l'impresa, di cui l'impresa avrà bisogno, le necessità dell'impresa proprio nell'esecuzione del suo piano. Il Tribunale infatti che cos'è chiamato a riscontrare? Ecco, l'ho indicato qui, ma è un tipo di indagine che compete al Tribunale per tutte le autorizzazioni, quindi per i finanziamenti ma anche per il trasferimento dell'azienda, che poi vedremo, e in questo momento anche per per i contratti. I requisiti sono diversi. Comunque, per i finanziamenti e per il trasferimento d'azienda, il Tribunale è chiamato a riscontrare queste due cose: la funzionalità, come dicevo, dei finanziamenti rispetto alla continuità aziendale, e la rispondenza del finanziamento alla miglior soddisfazione dei creditori. Ecco, tenete presente che sono veramente rare le ipotesi in cui nel codice della crisi parleremo della miglior soddisfazione dei creditori, ma il Tribunale in questo caso è chiamato a compiere questo accertamento, che vedete bene è ben diverso e di un altro livello rispetto a quello che è stato chiesto all'esperto. All'esperto era chiesto di verificare che non ci fosse pregiudizio per i creditori
per esprimere parere negativo, cioè solo nell'ipotesi di pregiudizio iscrive parere negativo al finanziamento. Qui invece, nel momento in cui occorre riconoscere la preduzione, occorre accertare che quella continuità di impresa costituisce per i creditori la miglior soddisfazione. Come dicevo, anche qui avremo un contraddittorio, adesso vedremo con confronti di chi opera, può svolgere una piccola attività istruttoria che forse in questo caso è più facile che richieda la nomina di un ausiliario che verifichi la funzionalità dei finanziamenti rispetto alla continuità aziendale e la rispondenza dei medesimi alla miglior soddisfazione. Ecco, abbiamo un caso in questo momento in tribunale e devo dire che uno dei problemi che stiamo affrontando attiene alla specificazione di questi finanziamenti, perché noi siamo dell'idea che non possa esserci una richiesta generica, cioè il finanziamento per poter avere l'avallo del tribunale deve essere, e anche solo per valutarle anche la sua finalizzazione, deve essere indicato per tipologia, bisogna avere chiara contezza di quelli che possono essere i costi, i tempi di restituzione, ma poi insomma è diverso sapere che è un'apertura di credito, che è un contratto di factoring, insomma noi pensiamo che debba essere ben specificato. Adesso non mi sembra che ci sia ancora giurisprudenza su questo punto, ma forse possiamo utilizzare quella che riscontriamo in tema di 182 quinquies. Ecco, quindi io adesso ancora non ci siamo pronunciati, peraltro non è mio, per cui mi permetto anche di dire queste cose perché sono valutazioni che abbiamo fatto su un fascicolo che però è all'esame del tribunale, nel senso di chiedere maggiore specificazione per quel che riguarda le tipologie esatte dei finanziamenti che si vogliono porre in essere per poter compiere queste valutazioni. Come vi anticipavo, l'articolo 10 si salda all'articolo 12, questo del decreto 118, nel senso che gli atti autorizzati conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato omologato, un fallimento, insomma le procedure concorsuali che possono determinare un'apertura del concorso. Non sono soggetti a revocatoria gli atti di pagamento e la garanzia posti in essere dopo l'accettazione dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e quindi i pagamenti eseguiti anche in funzione di questi atti autorizzati. Rimane un po' in sospeso la problematica legata alla dimensione operativa della prededuzione, perché l'istituto della prededuzione nasce all'interno del processo e in questo caso all'interno della composizione negoziata, in funzione della composizione negoziata, ma poi tende a esplicare i suoi effetti in un altro processo che sarà una procedura concorsuale. Ora quindi bisogna comprendere se, essendo un istituto che continua ad avere un carattere solo processuale, se andrà verificata l'identità della crisi che sorregge l'apertura, tra quella della composizione negoziata e quella successiva in cui la prededuzione deve essere operata, perché se ad esempio viene concesso un mutuo e quindi eventualmente il fallimento possa essere dichiarato anche ad anni di distanza, magari cioè nel senso un finanziamento intendo dire che possa avere un lungo percorso e quindi una restituzione che avviene negli anni, ecco, il problema potrebbe porsi sulla necessità di saldare la situazione in cui il finanziamento è sorto con l'insolvenza che determina l'apertura della successiva procedura concorsuale.
Finito questo accenno con riguardo ai finanziamenti, passiamo a vedere un attimo l'ipotesi del trasferimento d'azienda. Anche in questa ipotesi abbiamo detto l'imprenditore è in bonis, molte volte una cessione precoce del complesso produttivo può rivelarsi estremamente utile perché riduce le prededuzioni che si creano nel momento in cui un'impresa non è più in equilibrio, soprattutto perché tante volte il tempo della negoziazione giocano contro l'imprenditore che continua ad amplificare la sua esposizione debitoria e che quindi invece con un trasferimento immediato potrebbe essere contenuta. Anche questo è un atto di straordinaria amministrazione a cui l'imprenditore può procedere in realtà in autonomia, previa informativa dell'esperto, e in questo caso il trasferimento segue le regole ordinarie, per cui il cedente e il cessionario rispondono in via solidale per tutti i debiti anteriori. Questo ovviamente disincentiva i trasferimenti ed è una ragione per cui anche all'attualità vediamo come invece venga utilizzato molto lo strumento dell'affitto d'azienda che consente di superare il problema delle prededuzioni, di spostarlo magari alla successiva procedura concorsuale in cui l'acquisto viene effettuato con la deroga prevista all'articolo 2560. Ecco, questo effetto purgativo può essere ora anticipato con l'autorizzazione del tribunale. Quindi ferma la tutela dei creditori, la tutela dei lavoratori, perché ma forse se ne occuperà poi la sessione seguente, per cui la previsione resta ferma la previsione del 2112, però è ben possibile una deroga alla solidarietà prevista dall'articolo 2560 con l'autorizzazione del tribunale. La verifica che il tribunale dovrà compiere, vediamo che la norma è stata precisata ora con lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva insolvency, è stata precisata anche questa norma perché è specificato che il tribunale deve verificare il rispetto del principio di competitività nella attribuzione del cespite. Il tribunale deve verificare la funzionalità alla continuità, che ovviamente sarà indiretta perché se l'azienda viene trasferita, e poi che la corrispondenza di questo trasferimento al miglior soddisfazione dei creditori in quanto funzionale al risanamento dell'azienda. Il trasferimento che avviene con queste modalità non è comunque un trasferimento coattivo perché l'impresa è in bonis e quindi stiamo parlando di un trasferimento che ha natura comunque privatistica, e quindi questa deroga è espressamente prevista perché è l'autorizzazione del tribunale che consente questa deroga, ma non muta la natura del trasferimento che viene attuato. Il tribunale può dettare delle misure ritenute opportune. In sede di conversione del decreto 118 è stata introdotta questa specificazione, cioè il tribunale si è valutato che il tribunale possa in questo contesto dettare delle condizioni contrattuali sostanzialmente che possano in parte indirizzare il contenuto del trasferimento, e questo a tutela dei creditori ma anche di altri interessi che possono essere coinvolti dal trasferimento, e quindi con una valorizzazione diciamo di interessi altri, per cui non so, potrebbe essere prevista ad esempio dal tribunale proprio dopo aver effettuato un'istruttoria, quindi dopo aver verificato quelle che possono essere le esigenze di quel determinato anche contesto sociale, economico, imprenditoriale, quindi non so, la prosecuzione dell'attività o di un ramo dell'attività per un certo tempo o in un determinato
determinato, in un determinato contesto territoriale, il mantenimento di livelli occupazionali minimi, il mantenimento di talune relazioni contrattuali, negoziali con l'indotto del cedente. Insomma, queste sono tutte ipotesi che gli interpreti, i primi interpreti delle norme stanno valutando e per qualificare, per dare corpo a questa espressione, misure ritenute opportune, perché mi pare che di giurisprudenza sul punto ancora non ce ne sia. Ecco, l'articolo 12 della conservazione degli effetti opera anche con riguardo a questa norma, per cui l'autorizzazione del tribunale, una volta concessa, conserva il suo effetto, e anche la purgazione che la caratterizza è da intendersi poi stabilizzata anche nell'ipotesi in cui la composizione abbia esito negativo, insomma qualsiasi siano le sorti della composizione. Ultima ipotesi di autorizzazione, ma a cui tuttavia vi accenno veramente un minuto, è quella della rideterminazione dei contenuti del contratto. Solo un minuto, perché come vi dicevo è un'ipotesi che comunque da luglio verrà meno, nel senso che sarà ben possibile ancora la rideterminazione del contenuto del contratto di esecuzione, i contratti di esecuzione continuata o differita, che possano essere divenuti eccessivamente onerosi in conseguenza della crisi economica generata dalla pandemia, ma è stato eliminato il riferimento alla pandemia, ma esclusivamente con il supporto dell'esperto, cioè è venuta meno il vaglio giudiziale, è venuta meno la possibilità di ricevere una autorizzazione in questo contesto. Va detto che però questa possibilità, che però non mi consta anche qui che ci sia stata giurisprudenza in questo periodo, operava con limiti molto, molto stringenti, cioè l'imprenditore poteva chiedere se una rideterminazione al tribunale del contenuto dell'accordo solo se strettamente, per un periodo strettamente necessario alla predisposizione, alla realizzazione a porre in essere il piano di risanamento che intendeva perseguire, e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Quindi con questi stringenti limiti, in questo momento il tribunale, qualora vi fosse richiesta, potrebbe anche incidere sulla determinazione, sulla rimodulazione di contratti che fossero creata una situazione di sbilanciamento. Però, come vi dicevo, la norma verrà a breve meno, e quindi da luglio non ci sarà più. Per le autorizzazioni, quali sono le regole del procedimento? Competenza del luogo della sede principale dell'impresa, anche qui il giudice è monocratico, lo schema procedimentale, in questo caso è quello dei procedimenti in camera consiglio. Il contraddittorio con le parti interessate, ecco, parlando di finanziamenti, di trasferimento di azienda, le parti interessate ragionevolmente sono tutti creditori, perché non può essere limitato ad alcuni esclusivamente. L'istruttoria è deformalizzata, è possibile prevedere la nomina di un ausiliario. Ecco, il decreto dirigenziale per il trasferimento d'azienda precisava anche che l'esperto può essere sentito, e nel parere che rende dovrà essere sentito anche con riguardo all'individuazione, alle modalità con cui è stata individuata l'eventuale controparte, selezionata la controparte, potrà riferire con riferimento ai rapporti tra il cessionario e il cedente, riferendo anche se si tratti di una parte correlata con il cedente, insomma tutte le informazioni di cui l'esperto, sicuramente più che il tribunale, può disporre.
Ecco, io mi fermerei qui solo. In conclusione volevo dirvi appunto due cose per la giurisprudenza che ho esaminato, così da porvi quelle che sono le questioni che in questo momento mi sembra che siano un po' più dibattute tra i tribunali. Innanzitutto il contraddittorio, cioè nelle misure, allora la casistica che riscontriamo attiene essenzialmente alla conferma delle misure protettive e il contraddittorio, il problema che si pone è il contraddittorio soprattutto nelle ipotesi in cui la misura non è selettiva e quindi limitata a una procedura esecutiva piuttosto che a un provvedimento cautelare, ma è estesa alla generalità delle procedure che potrebbero essere iniziate esecutive e cautelari. Ecco, e in questo caso vediamo in giurisprudenza come vi siano delle differenze. Non so, come Roma e Firenze in un primo momento ritengono che gli unici creditori siano quelli che debbano essere sentiti, siano quelli che hanno promosso le azioni, altri tribunali ritengono che siano tutti creditori, il tribunale di Prato ha individuato i creditori con cui contraddire nei primi 10, quindi facendo riferimento all'articolo 7 al comma 2, quindi i primi 10 per importi che devono essere indicati con le PEC, insomma tra i documenti che devono essere prodotti in sede di conferma. Insomma, ci sono non è univoca la giurisprudenza con riguardo all'instaurazione del contraddittorio. Poi vi segnalo alcune pronunce che riguardano imprese in liquidazione. Ecco, mi sembra che laddove non sia chiaramente specificata la volontà dell'imprenditore di rimuovere lo stato di liquidazione in presenza dei presupposti per rimuovere questa liquidazione, in generale si siano verificati dei rigetti tutte le volte in cui i piani abbiano natura meramente liquidatoria, in cui non sia prospettato un risanamento delle imprese. La conferma poi generalizzata o selettiva delle misure anche qui trova contrasti. D'altra parte chi decide è sempre un giudice monocratico, quindi anche all'interno dei singoli tribunali ho notato dei contrasti a Milano, ci sono stati dei contrasti anche a Bergamo, per dire, nel senso che c'è chi ritiene che queste misure possano essere concesse nei confronti della generalità dei creditori e chi invece ritiene che esclusivamente debbano essere riferite ai creditori che hanno già introdotto azioni cautelari o esecutive. Ho visto che vi è anche un po' il dubbio su chi ha fatto istanza di fallimento, per cui ci sono tribunali che richiedono che il contraddittorio vada integrato anche nei confronti di questo soggetto e altri no. Insomma, è una giurisprudenza ancora in divenire che si sta fermando e quindi sono molto utili queste occasioni di confronto perché ci consentono magari di fare anche maggiore chiarezza. Grazie. Ringraziamo Laura De Simone per la sua relazione così ricca di contenuti e anche di spunti. E mentre lei la esponeva, stavo riflettendo proprio su come si prospettino sia per gli operatori ovviamente e poi per i giudici delle strade da sperimentare chiaramente per questi istituti che sono nuovi. Noi diciamo siamo abituati, chi ha praticato ovviamente la materia fallimenti e concordati, su binari tutto sommato abbastanza consolidati e diremo tradizionali, anche con la giurisprudenza che si è in qualche modo, pur nelle novità, si è poi rafforzata in alcuni orientamenti. Qui ci troviamo proprio ad arare campi che sono completamente nuovi, pensiamo anche a questo discorso delle autorizzazioni e gli stessi contrasti giurisprudenziali cui Laura faceva riferimento ne danno conto. E siccome siamo un po' avanti, ci sarebbero tante cose da dire, ma siamo avanti un po' nel tempo, allora io passerei la parola al professor Fabiani, il quale tratterà parimenti un settore che è
rappresenta anche delle novità molto particolari sulle quali tutti quanti avremo modo di esercitarci nei prossimi anni. Grazie. Grazie Presidente, ringrazio anch'io chi ha avuto la cortesia di invitarmi, non posso che ricordare tra gli altri Andrea Zugliani, che sa quanto sia affezionato nel tornare in questa città dove ho vissuto per moltissimi anni e quindi mi fa costantemente un regalo. Il tema di cui mi devo occupare è la naturale prosecuzione di ciò che vi ha ora rappresentato Laura De Simone. Lascio per un istante questa leggenda nell'auspicio che un po' si riesca a vedere, se magari viene ingrandita, e per fare qualche chiosa introduttiva anche di collegamento con quanto è stato detto stamattina, perché mi permette di spiegare il significato del corso del ragionamento che proverò ad esporvi. La prima considerazione è questa. Tutti gli interventi, tutti e proprio tutti, da quelli di questa mattina anche a quello di Laura De Simone prima, hanno mostrato, a mio modo di vedere, un approccio di carattere estremamente propositivo. Propositivo intendo nel senso che ci troviamo di fronte a determinati strumenti normativi e dovrebbe essere interesse di tutti, prima che degli interpreti, di coloro che vivono il mondo dell'impresa, che tutti questi meccanismi funzionino. E secondo me è importantissimo che questo accada, cioè ci troveremo di fronte, ci siamo già trovati di fronte a delle criticità interpretative, come ogni testo normativo quasi per definizione non può che presentare, perché un testo normativo non potrà mai essere completo, è una norma e non è una serie di regolette, e quindi l'approccio propositivo che è stato delineato a me pare fondamentale. Come fondamentale un approccio non solo propositivo, ma che cerchi di guardare al sistema nella misura in cui siamo capaci di individuarlo. Mi pare che Lucia De Bernardini stamattina avesse fatto riferimento a qualcosa che io spesso ripeto: non guardiamo le virgole, il plurale, il singolare. Spesso dipende da una tecnica normativa, per carità non eccellente, ma frutto di molteplici condizionamenti. Chi ha vissuto l'esperienza di questa commissione, come di tante altre, sa che quello che esce è molto meno di tutto il lavoro che c'è dietro. Nessuno di voi probabilmente immagina, forse tranne Laura che si è occupata proprio di questo argomento, di quanto alcune norme siano state condizionate dal processo civile telematico. Noi volevamo scrivere certe cose e ci è stato detto: se scrivete così entrerà in vigore fra un anno, perché per un anno il processo civile telematico non potrà funzionare, perché dovremo fare le gare, gli appalti e tutto quanto. Quindi il contesto normativo è molto spesso frutto anche di queste necessarie interlocuzioni. Farò riferimento talora al parere del Consiglio di Stato. Il parere del Consiglio di Stato mette in luce l'importanza che una norma interessante, perché abbastanza nuova nel contesto delle regole sulle crisi, quella della consultazione delle organizzazioni sindacali, debba essere attivata in presenza di un numero non marginale di dipendenti. Vi assicuro che se il Ministero della Giustizia provasse ad aumentare di un numero quello dei dipendenti, il Ministero del Lavoro, Luciano Panzani ne sa qualcosa direttamente, blocca tutto. Quindi bisogna guardare ciò che esce e uscirà anche da questo punto di vista. Certe scelte non sono certamente
scelte ottimali, sono scelte spesso di compromesso perché ad un risultato si riesca ad arrivare. Il presidente Merluzzi ha detto l'impegno dei giudici, ci sarà un impegno dei giudici sicuramente molto rilevante, soprattutto perché molto diverso. Molto diverso, e a questo, sia nella composizione negoziata, sia nei quadri di ristrutturazione, ci si dovrà abituare, ovviamente con un approccio progressivo, non bisogna pensare di essere in grado subito di risolvere tutti i problemi, ma credo per certi versi molto gratificante, tanto impegnativo quanto gratificante. Perché? È perché alcune delle disposizioni di cui ha parlato Laura De Simone nella composizione negoziata, altre che troviamo nei quadri di ristrutturazione, danno al giudice dei poteri di calibratura delle misure di volta in volta utili o necessarie, che per certi versi fanno un po' tornare indietro, sebbene non in prima linea, ma subito dopo, un ruolo quasi di direzione del giudice nelle scelte imprenditoriali, che è un po' quello che ricordava Alida Palukowski nella sua relazione introduttiva. Quindi un impegno sicuramente rilevante, ma credo anche molto gratificante. Il ruolo del giudice nei quadri di ristrutturazione evoca subito questo aspetto. Quadri di ristrutturazione. Molti, l'ho detto anche a Pietrasanta, hanno fatto ironia su questa espressione, che è sostanzialmente la traduzione letterale della direttiva. La Commissione non era proprio del tutto convinta di utilizzare questa espressione, ma l'organo politico su questo invece è stato molto fermo, dicendo che era utile ripercorrere la traduzione del testo europeo. E questo problema dei quadri di ristrutturazione è un problema molto serio. Perché? Perché la definizione che noi troviamo oggi nell'articolo 2, mi pare, lettera M bis, ma ci vorrà del tempo per abituarsi alle numerazioni, è una definizione che sostanzialmente riprende quella della direttiva, ma provate a vedere la sottolineatura in rosso, pone un problema che spero si riesca a correggere. Ieri ne abbiamo parlato, per cercare di correggerlo, perché nei quadri di ristrutturazione il versante liquidatorio non c'è. I quadri di ristrutturazione preventiva non si accompagnano ai processi liquidatori. Quindi il concordato preventivo liquidatorio e il concordato semplificato non stanno nei quadri di ristrutturazione preventiva. Ora, se il problema si pone marginalmente per il concordato semplificato, che ha una serie di regole ad hoc e che è in uscita dalla composizione negoziata, il problema molto serio è quello che, quando le norme, ad esempio sul procedimento unitario, dicono domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione e alla procedura di liquidazione giudiziale, pongono il problema. Ma il concordato preventivo liquidatorio dove sta? Penso che questo tema, che porterebbe una lacuna enorme, sarà superato approfittando delle correzioni che sono suggerite dal parere del Consiglio di Stato. Un parere del Consiglio di Stato che, a mio modo di vedere, coglie alcuni profili di criticità che oggettivamente, credo, ciascuno di noi, anche chi ha scritto materialmente le norme, come è capitato a Luciano, a me e ad altri, deve riconoscere. Nel parere del Consiglio di Stato spesso si dice uno dei valori della direttiva era quello della semplificazione. Io faccio fatica a dire che
ciò che uscirà dalla sommatoria tra il codice della crisi e il decreto di delegazione europea sarà una cosa semplice. È obiettivamente complicata per noi che l'abbiamo scritto, immagino la difficoltà di chi non ha partecipato a tutto il processo. È obiettivamente complicato, se ci riusciremo, cercheremo di operare qualche semplificazione laddove possibile, sapendo che comunque i pareri delle commissioni parlamentari e quello del Consiglio di Stato non sono vincolanti, sono importanti perché facilitano poi il processo di approvazione che dovrà intervenire perentoriamente entro il 17 giugno. Quindi il testo che voi avete visto del 17 marzo si consoliderà definitivamente e, se non mi sbaglio, sarà anche pubblicato il 17 di giugno con l'entrata in vigore al 15 di luglio. Allora, parlando del ruolo del giudice nei quadri di ristrutturazione, con quel caveat che vi ho detto prima, cioè dell'incertezza del perimetro dei quadri di ristrutturazione e il tema più volte ricordato da Laura De Simone, che diciamo si è fatta scappare tante volte il sintagma procedure concorsuali, il problema c'è, non ne parlo oggi, ne abbiamo parlato a Pietrasanta, le procedure concorsuali non sono evaporate, ci sono, e ricorre ricorre l'espressione procedure concorsuali, per cui bisognerà armonizzare i quadri di ristrutturazione più l'eventuale concordato liquidatorio più una definizione o una ricostruzione di procedure di regolazione della crisi, perché è rimasta anche questa espressione, più procedure concorsuali, per cui le criticità ci sono e, ripeto, se qualche semplificazione si riuscirà a fare sarà tanto di guadagnato. Ora, a proposito della norma paradigma dei rapporti tra liquidazione giudiziale e quadri di ristrutturazione, è quella collocata nell'articolo 7, che è stato un po' riscritto, là dove si dà chiara preferenza alle soluzioni diverse dalla liquidazione giudiziale. Qui il problema dell'ampiezza o meno della definizione di quadri di ristrutturazione non credo decisiva, perché fortunatamente se noi vediamo il secondo comma dell'articolo 7, dove fa riferimento a procedure di insolvenza, credo possiamo facilmente ricomprendervi anche il concordato preventivo liquidatorio e quello semplificato, e quindi sul fatto che, ricorrendo le condizioni che vedremo subito, si dia preferenza alla soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale, possa comprendere non solo i quadri in senso stretto, ma anche il concordato semplificato e quello preventivo liquidatorio. L'articolo 7 pone, a mio modo di vedere giustamente, dei limiti a questo criterio di preferenza, che vengono scolpiti in modo molto puntuale, ripetendo una trilogia che un po' di tempo fa avevo avuto occasione di evidenziare, cioè distinguendo i profili attinenti alla domanda, al piano e alla proposta. Cioè, perché ci sia e perché operi questo principio di preferenza, dovremo valutare se il quadro di ristrutturazione alternativo è retto da una domanda non manifestamente inammissibile, è confezionato un piano non manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi, e poi la proposta deve avere determinate caratteristiche che vedete distinte a seconda che si tratti di un concordato preventivo liquidatorio o di un accordo di ristrutturazione non liquidatorio o di un concordato preventivo in continuità o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologa, di cui magari farò un accenno sopra, più avanti. Domanda non manifestamente inammissibile. Se volete dare una scorsa a questa diapositiva, le chiamo diapositive e non slide, perché quelle di Laura De Simone sono estremamente raffinate. Il mio è un elenchino brutto, come erano terribili, i meno giovani ricorderanno,
le serate in cui chi tornava dai viaggi faceva la carrellata delle diapositive. Erano delle serate terrificanti, tipo corazzata Potionkin. Le mie slide, le mie diapositive ricordano quelle di slide di Laura De Simone, sono un bel filmato molto più vivo. Qui vi ho rappresentato alcune ipotesi, ma solo come esempio di ciò che potrebbe determinare una inammissibilità della domanda. Pensate ad un soggetto diverso da quelli che possono attivare questi meccanismi. Il fatto che nel piano soggetto ad omologazione ci sia solo una classe. Se l'idea di quel procedimento è unanimità delle classi, se tu mi fai una classe non mi puoi indirizzare il percorso in quella direzione. Piano non manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati è una definizione che troviamo un po' qua e un po' là, non, se vogliamo, di originale scrittura da parte della Commissione, ma sostanzialmente una riscrittura di una continua serie di decisioni della Corte di Cassazione, là dove si parla della manifesta inattitudine del piano. E questa manifesta inadeguatezza per certi versi, o manifesta inattitudine, è più volte riguardata. E poi la valutazione della proposta, con una valutazione sulla convenienza della proposta rispetto a diversi scenari percorribili, con una distinzione marcata già stamattina e anche nella prima parte di oggi tra il tema dell'assenza di pregiudizio, della convenienza. L'assenza di pregiudizio, se ne è parlato anche stamattina a proposito del ruolo dei creditori, è il frutto di un recepimento di principi dati dalla direttiva. Vado molto velocemente facendo un passaggio, visto che il titolo del mio intervento lo prevede, ai controlli, vedete, sul concordato semplificato. Due tipi di controlli, un controllo di ritualità e poi un controllo che possiamo definire di merito. Il controllo di ritualità. Qua si va solo avanti? No, c'è quella sotto, ecco. C'è la freccina più piccola. Grazie. Eccolo qua. Il controllo preliminare di ritualità nel concordato semplificato. È un controllo non irrilevante, perché vedete, il controllo che il giudice deve fare è piuttosto articolato. Siamo su un piano di legittimità, quindi, se volete, è un po' più semplice, perché occorrono determinate verifiche meno articolate, ma non è per nulla un controllo superficiale, perché l'accesso al concordato semplificato ha determinati presupposti di accesso. Pensiamo soltanto al termine di decadenza dei 60 giorni o al fatto, e questo è importante perché lo vedremo fra un attimo a proposito del controllo omologatorio, sul comportamento delle parti, ma in particolare del debitore. L'esito del controllo preliminare potrà portare a un arresto del procedimento, se negativo, se positivo, all'apertura diretta del giudizio di omologazione, perché, come sapete, non c'è la fase della votazione. Qui avete invece una rappresentazione di quello che è il contenuto del controllo, chiamiamolo pieno, sulla omologazione. E questo controllo pieno sulla omologazione da parte del giudice è un controllo che, detto in modo molto semplificato e, se volete, un po' rozzo, fa tornare indietro le lancette dell'orologio, anzi del calendario, al marzo 2005, prima del decreto legge 35. Il controllo sul concordato semplificato è un controllo che recupera pienamente, anche se a
distanza di parte, ma pienamente il controllo di convenienza che sappiamo essere stato invece dal 2005 fortemente limitato. E nel momento in cui chiama il giudice a valutare come si è svolta la composizione negoziata, evoca bene o male il profilo della meritevolezza. È inutile che facciamo finta di nascondercelo, ma c'è una valutazione di meritevolezza. Aggiungiamo, quando si va a vedere come si sono comportate le parti e in particolare l'imprenditore, sarà valutato anche il profilo dell'eventuale iniziativa del debitore che ha intrapreso quel percorso non allo scopo di raggiungere una delle soluzioni degli exit, anch'io li chiamo come Luciano Banzani nel vecchio articolo 11, ma soltanto un giochino per arrivare al concordato semplificato. Io credo che ci siano tutti gli strumenti, proprio attraverso questo meccanismo e controllo omologatorio, per togliere di mezzo coloro che vogliono sfruttare in modo improprio, a me non piace troppo il termine abusivo, ma sicuramente in modo improprio la composizione negoziata. C'è una cosa importante, perché lo distingue dal concordato preventivo in continuità, che è lo strumento di adeguamento alla direttiva che la Commissione ha preferito unitamente ad una parte degli accordi, il controllo sul rispetto della regola di priorità assoluta, perché qui non si fanno sconti, dobbiamo osservare la graduazione dei crediti. Vado, salto questa parte, vi faccio vedere solo la diapositiva del ruolo del giudice nel procedimento unitario dal punto di vista organizzativo. Ricordiamoci, c'è una unitarietà del procedimento attraverso un determinato meccanismo e la disciplina del procedimento secondo le regole della liquidazione giudiziale. Oggi si è parlato di competitività fra composizione negoziata e concordato con riserva. Beh, nell'ambito dell'apertura alla nozione di quadri di strutturazione, io non lo chiamerei più concordato in bianco, prenotativo, con riserva o come volete, ma parlerei di procedimento preparatorio neutrale, perché qui partiamo con una domanda e poi gli sviluppi potranno essere vari. Un concordato preventivo in continuità, un concordato preventivo liquidatorio molto diverso, con regole molto diverse, un piano di ristrutturazione soggetto ad omologa se permarrà, un accordo di ristrutturazione. Quindi chiamarlo concordato con riserva in bianco nel nuovo articolo 40 mi pare improprio. Qui vedete quelle che sono le attività che il giudice deve compiere in questo procedimento preparatorio, ma non sono così importanti. Nel momento in cui invece il debitore sceglie il percorso del concordato, allora, come vedete, una volta fatta la scelta del percorso concordatario vero e proprio, quindi presentazione di piano, proposta, domanda, attestazione, le cose cambiano perché c'è una divaricazione nella valutazione sulla procedibilità di questa soluzione regolatoria della crisi. È perché l'inammissibilità preliminare sconta due diversi livelli di valutazione a seconda della natura del piano che il debitore ha confezionato. I termini utilizzati, che taluno potrebbe ritenere non rilevanti, sono invece decisivi per segnare il diverso approccio del giudice. Dove si parla di ritualità si utilizza un termine non nuovo, non originale, preso dall'attuale concordato fallimentare e, assecondando quelle che erano le linee della direttiva, si vuole alleggerire quanto più possibile il controllo
preliminare nel concordato col piano di continuità, mentre il controllo preliminare sul concordato liquidatorio sostanzialmente resta quello di oggi, forse un po' rafforzato perché viene resa norma di diritto positivo la circostanza che sia valutata la fattibilità, quindi sotto il profilo del concordato liquidatorio probabilmente c'è quasi o addirittura un irrobustimento del controllo del giudice, in quello liquidatorio, in quello in continuità c'è una attenzione diversa, ma vedete la necessità di valutare che la proposta sia in grado di soddisfare i creditori e conservi i valori aziendali. Attenzione, questo è un tema molto delicato, non ne possiamo parlare, ma è un tema di vertice perché impegna l'idea a monte di quale debba essere l'orizzonte del concordato in continuità, se la continuità resti come oggi un valore mezzo o sia diventato un valore fine simile amministrazione straordinaria. Là dove si parla di ammissibilità se vengono conservati i valori aziendali, mettiamo un piccolo tassellino nella casella della valutazione della continuità come fine. Probabilmente non arriviamo proprio a questo, ma è un tassellino del mosaico che non possiamo non considerare. Qui vedete molto sommariamente il ruolo del giudice nella fase preliminare del concordato, elementi comuni tra i due tipi di piani, quello in continuità e quello liquidatorio, il ruolo del giudice nella fase preliminare del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. E anche qui c'è un controllo, ve lo dicevo già prima, il controllo sul fatto che ci siano più classi, il fatto che le classi siano correttamente formate. Si è detto già stamattina della maggiore importanza delle classi nella nuova versione del codice della crisi. Faccio una minima osservazione sul piano di ristrutturazione soggetto d'omologa. La sigla PRO non è mia, ma è di un componente della commissione che nel giro di qualche secondo lo ha catalogato così, dopo aver vinto il sondaggio rispetto a chi lo voleva chiamare accordato, una via di mezzo tra accordo e concordato. Il PRO, acronimo, nel parere del Consiglio di Stato, voi vedete ad esempio al cospetto di una valutazione molto favorevole della composizione negoziata, una critica alla introduzione del PRO. Una critica di due tipi, una sul contenuto e una sull'aderenza dello strumento alla legge di delegazione. Perché? Perché tutto sommato il Consiglio di Stato dice ma dovete semplificare, ma non è illegittimo pensare ad uno strumento diverso quale è stato immaginato. Il problema è che non troviamo un aggancio che alla direttiva alla direttiva Insolvency che giustifichi che in questa sede normativa venga inserito. Lo ricordo, sono un po' paranoico su questo, ma quello di cui stiamo parlando e che, ripeto, è stato giustamente detto, ricordato da Andrea Zuliani stamattina, non è il testo che entrerà in vigore, è molto vicino, ma non sarà proprio così. È un testo di recepimento della direttiva, non è un decreto correttivo. Il decreto correttivo è quello, ripeto, è una mia paranoia, è quello che corregge e integra il decreto 14 e deve muoversi in rigida osservanza dei principi della legge delega. Se questo fosse un correttivo sarebbe più o meno totalmente incostituzionale perché la maggior parte delle norme sono lontanissime dalla legge delega. Quindi il Consiglio di Stato dice ma se ritenete che questo strumento in più possa servire sarebbe meglio metterlo in uno strumento normativo diverso perché noi non lo vediamo agganciato alla
necessità di un adeguamento della direttiva. Allora, da un punto di vista, come dire, di stretto diritto positivo, potremmo dire sì, è vero, nella direttiva non c'è nessuna considerando nessun articolo che lo richiami. C'è però un tema che la Commissione si è posto, e cioè quando si doveva stabilire che occorreva prevedere delle misure di recepimento dell'articolo 11 della direttiva, e cioè la cosiddetta ristrutturazione trasversale, non riesco mai a dire cross-clamà perché mi sembra la filastrocca dei 33 trentini e quindi meglio dire ristrutturazione trasversale, c'è un tema che la direttiva non dice. Anche qui, scusate, aggiungo, la direttiva parla a 27 paesi con 27 sistemi normativi domestici diversi. Noi, scelta giusta o sbagliata, ovviamente più che accettabile ogni contestazione, abbiamo cercato nei limiti del possibile di salvaguardare anche la nostra tradizione, di non buttarla via. Quindi tante volte la direttiva è stata attuata con molta prudenza per cercare di conservare una serie di regole nostre. Beh, allora, perché c'è questo benedetto pro? Perché se noi stiamo all'articolo 11 e c'è l'unanimità delle classi, noi non sappiamo qual è la regola distributiva, perché la regola distributiva ci viene disegnata nei casi in cui non c'è l'unanimità delle classi, e quindi potremmo pensare che c'è la regola della priorità relativa, c'è quella della regola della priorità assoluta o non c'è nessuna regola. Il pro nasce da questo, dall'esigenza di impedire, e qui lo dico sistematicamente, che una procedura concorsuale non abbia una regola distributiva. Una procedura concorsuale deve avere una regola distributiva. E abbiamo ritenuto che non potesse esserci un concordato con unanimità di classi senza regola distributiva. Il debitore fa quello che vuole. Si può fare, ma al di fuori del concordato. La ragione del pro è solo questa. Vado a chiudere, saltando un po' di slide, un tema che riguarda molto il controllo del giudice, e qui del giudice dell'impugnazione l'ha già rammentato la Presidente Palukowski stamattina, Lida ha ricordato l'articolo 53, il reclamo per equivalente, quello che io qua definisco per semplicità il reclamo per equivalente. È abbastanza singolare, vinci ma non vinci, perché tu dici sono stato trattato in modo deteriore rispetto a quello a cui avrei potuto aspirare se ci fosse stata una procedura di liquidazione giudiziale, hai ragione, ti hanno gabbato. E allora, però si dice nell'interesse dei creditori e dei lavoratori, ricordate questa espressione che ricorre tante volte, non siamo abituati a questo, ricordiamoci, nella legge fallimentare l'unico articolo di tutto l'impianto in cui si evoca qualcosa che ha a che vedere con una conservazione a livelli occupazionali e altro è l'affitto d'azienda, ma se no non se ne parla mai, mentre nel codice della crisi se ne parla spesso, poi può piacere o meno, ma è un dato di fatto. Allora, nell'interesse dei creditori e dei lavoratori, dice, hai vinto, però io confermo l'omologa, salvo il risarcimento del danno. Il Consiglio di Stato dice, è un'introduzione di un nuovo risarcimento del danno, dovrebbe essere previsto il criterio di determinazione. Io francamente non credo che sia necessario, il criterio di determinazione è la differenza tra quanto avresti preso di qua e quanto preso di là, non mi pare troppo difficile. Qui vedete il controllo omologatorio di legittimità nel concordato preventivo e invece il controllo omologatorio nel concordato in continuità, dove viene in gioco quella norma difficile che attua all'italiana, ma ripeto, perché abbiamo cercato di conservare determinati principi e valori della nostra tradizione, la priorità assoluta temperata o la priorità relativa temperata, vediamo come ci piace di più,
ma questo criterio favorirà le ristrutturazioni concordatarie, dobbiamo ritenere ragionevolmente di sì per una questione banalmente aritmetica. Qualcuno obietta: ah, ma il valore eccedente, quello di liquidazione, doveva essere liberamente distribuibile. Qui la Commissione, il Ministero hanno fatto una scelta un po' conservativa, ma che la maggior parte dei paesi sta adottando, quindi addirittura molti paesi adottano la regola di priorità assoluta, nonostante, diciamo, la volontà del legislatore europeo fosse più spostata su quella di priorità relativa, e noi abbiamo ritenuto che quella di priorità relativa quantomeno dovesse essere applicata alla procedura di concordato preventivo con continuità. Ecco, ruolo del giudice, di nuovo, di recupero di un valore importante, e torniamo anche qui col calendario all'indietro, sia nel pro che nel concordato preventivo in continuità, e potremmo tornare all'intervento di Lucia De Bernardi di stamattina, i diritti dei creditori crescono. Crescono perché noi ci siamo abituati in questi 17 anni a dimenticarci del controllo di convenienza, perché o occorrevano le classi dissenzienti e il creditore dissenziente, o occorreva almeno il 20% dei creditori chirografari. Io credo che di controlli di convenienza sul 20% non ne sia stato fatto uno, almeno io non ne ho visto uno, qualcuno sulle classi, ma ben pochi. Beh, qui la direttiva ha sostanzialmente imposto di dare al singolo creditore il diritto di sindacare la convenienza, sebbene sotto la forma dell'assenza di pregiudizio, ma la convenienza della proposta. Questo è un elemento di grande rafforzamento del creditore, tanto è vero che con una norma che forse non siamo stati capaci di spiegare bene, visto il parere del Consiglio di Stato, questo creditore lo deve dire prima che non gli piace il trattamento, perché sennò noi rischiamo di avere una proposta in cui c'è obiettivamente un trattamento deteriore di un creditore, andiamo avanti fino alla fine, abbiamo perso un sacco di tempo, al momento dell'omologazione il giudice dice: ma al creditore Giovanni hai offerto 50 e questo è sicuro che prenderà 65 in una procedura di liquidazione giudiziale. Non posso omologare, perché la regola della salvezza per equivalente vale nel giudizio di impugnazione, non vale qui. In primo grado non posso dire omologo lo stesso e ti do un risarcimento. In primo grado, se c'è il trattamento deteriore, non omologo. Allora si è previsto che tu debba manifestare prima questa volontà di lamentare l'assenza di pregiudizio, proprio per evitare una perdita di tempo. Come vedete, le complessità sono molte, qualcuna spero riusciremo a risolverla prima del 17 giugno, ma come ci sono delle importantissime attività che il giudice deve fare nella composizione negoziata, qui ci sono altrettanto importantissime attività, ripeto, quasi di gestione. Consideriamo anche nelle procedure dei quadri di strutturazione la calibratura delle misure protettive e cautelari. Quindi il ruolo del giudice, a mio modo di vedere, non è del giudice, adesso facciamo l'ultima, del giudice non esce assolutamente sminuito. C'è, se volete, il problema del pubblico ministero, ma l'impostazione che ha dato la Commissione è stata quella di guardare alla fisiologia dei rapporti. Se ci sono i fatti penalmente rilevanti, si colpiscono quelli, e magari, dico io, si colpiscono più duramente e di più, ma un conto è colpire la condotta penalmente rilevante, un conto è distruggere l'impresa. C'è una correzione che sarà fatta
direi sicuramente, perché nasce forse da un equivoco, da una formulazione forse non corretta, cioè il ruolo del PM, la composizione negoziata, là dove, dopo che si erano conclusi i lavori della Commissione, qualcuno all'ultimo momento, ma come spesso succede, ha messo alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Questa disposizione voleva dire una cosa molto semplice, e cioè che l'esperto, la commissione che nomina, non sono soggetti che possono segnalare al pubblico ministero che qualcosa non va. Questo era il senso, ma poiché ci siamo resi conto che molti l'hanno interpretato nel senso che l'articolo 38 non si applica en bloc, la soluzione che sarà adottata sarà quella di spiegare che non si applica questa parte, ma che in tutti gli incidenti giurisdizionali, camerali e cautelari, quando il giudice ha in mano il pallino, potrà fare la segnalazione che oggi è l'articolo 7 della legge fallimentare, e certamente la dovrà fare nel momento in cui si rende conto che quella composizione negoziata non va da nessuna parte e invece è opportuno l'intervento del pubblico ministero. Quindi la correzione sarà in questo senso, e questo, a mio modo di vedere, riequilibria anche i rapporti tra pubblico ministero e giudice. Grazie. Allora, grazie anche al professor Fabiani che con la consueta completezza ci ha portato tutta una serie di elementi e ci ha fatto comprendere quanta materia ci sia, ripeto, sia per gli operatori che per noi giudici, e anche quanto lavoro questo work in progress porterà anche appunto al legislatore. Allora vediamo, siamo un po' avanti con il tempo, vediamo se ci sono delle domande qui in sala o anche online. Qualcuno ha delle domande? Chiarimenti, riflessioni, oppure li facciamo al termine eventualmente per non portar via. Va bene, allora grazie. Se è così, ringraziamo ancora i nostri relatori e passiamo alla prossima sessione. Ecco, affido al collega Lorenzo Massarelli la presentazione della prossima, e anche dei relatori della prossima sessione. E i relatori di questa rimangono qui, vero Laura? Non andate via voi, no? Siamo qua, quindi facciamo parlare tutti. Se poi ci sono delle domande che stimolino interventi anche di questi relatori o anche della mattina, se ci sono quelli che ci sono ancora, che non sono tutti, nessun problema. Ci tenevo che tutti parlassero. Il telecomando, quello di sì. Vai tu allora. Bene. L'ultima parte di convegni come questi, complicata anche per la stanchezza dell'uditorio. Scusate, dicevo, l'ultima parte di convegni come questi è complicata perché l'uditorio è stanco, però il tema che è stato scelto per questa ultima parte ha il vantaggio di affrontare temi che almeno sono, diciamo, grandi classici, il conflitto fra l'esecuzione individuale e l'esecuzione concorsuale. Sono cose che conosciamo da tanto tempo, però cominciano a essere declinati in maniera sempre diversa. Quindi un conflitto fra due forze profondamente diverse. Uno è il diritto individuale dei creditori, muniti di titolo esecutivo, di agire in giudizio per l'espropriazione forzata dei beni del debitore. E ricordiamoci che è un diritto primario che rientra nel perimetro dell'articolo 24 della Costituzione, e quindi il bilanciamento con altri interessi
deve essere gestito in maniera molto attenta dal legislatore prima e dall'operatore poi. Rivedendo un po' per oggi questo tema, ho riletto l'articolo 2910 del Codice Civile, era tanto che non lo facevo, e ho visto che effettivamente, a differenza del 2740 che esplicitamente prevede una possibile deroga di legge a se stesso, il 2910 dice che l'azione in giudizio per l'espropriazione è regolata dal codice di procedura civile. Stop. Quindi eventuali interventi di altre leggi devono essere calibrati molto attentamente. L'altra forza, molto importante, è che invece quando l'impresa si inserisce, il mondo dell'impresa si inserisce dentro questo sistema di rapporto debito-credito, si verifica uno sconvolgimento totale, i rapporti giuridici diventano centinaia, polverizzati, di importo milionario, e quindi l'esecuzione forzata individuale comincia a essere un problema, sia come gestione, sia come finalità, sia come obiettivo che può raggiungere. Ecco, quindi sono due forze che non possono che confliggere. Allora, su questo aspetto noi abbiamo immaginato due interventi. Uno che verifica come nella composizione negoziata della crisi la declinazione fra lo scontro fra queste due forze viene gestita e viene, diciamo, declinata per raggiungere l'obiettivo finale della composizione negoziata, avvalendoci del fatto che fortunatamente l'impianto normativo non dovrebbe modificarsi più di tanto, quindi potrebbe essere una relazione de iure condito. E l'altro aspetto invece, è l'altra parte degli interventi, è basato su un esame di argomenti più familiari, più conosciuti, ma non per questo meno importanti, perché se continuiamo a vedere le rassegne di giurisprudenza in materia di conflitto fra le procedure concorsuali liquidatorie e le esecuzioni individuali liquidatorie, continuiamo a scoprire novità. Allora, per quanto riguarda il primo intervento, giusto due paroline per introdurre meglio il relatore. Abbiamo sentito che l'articolo 168 della legge fallimentare ci ha già abituato a strumenti di stay più o meno automatici, poi la legge sul sovrindebitamento ci ha messo del suo. Effettivamente mancava un sistema che nella fase preliminare all'apertura di una procedura potesse impedire sconvolgimenti. Nella mia esperienza pratica, non più di qualche settimana fa, mi sono trovato in udienza di esecuzione immobiliare a rispondere a questo quesito: ma io che ho pronto l'accordo di ristrutturazione del sovrindebitato, sono pronto a depositare il ricorso, ma mi manca l'OCC, deve finire di mettere tutte le sue attestazioni, le sue verifiche, ma è cosa fatta? I creditori sono già quasi sostanzialmente d'accordo, se lei mi mette in vendita l'immobile, perché siamo ormai all'udienza 569 avanzata, con anche interessati, mi crolla tutto il mondo. Cosa facciamo? Un 700, una disapplicazione, un'applicazione estensiva dell'articolo 10 della legge 3, insomma questioni molto complicate che forse il DL 118 del 21 potrebbe cominciare a facilitare. Allora, il primo relatore è la professoressa Laura Baccaglini, che è professore associato di diritto processuale civile all'Università di Trento, che ho scorso un po' il curriculum studiorum, l'indagine esecuzione forzata individuale / collettiva è una cosa che vede da molto tempo e è coautrice anche di un intervento recente, a ottobre scorso, sul tema che affronterà, che si può leggere su diritto-della-crisi.it. Le lascio subito la parola. Grazie, e grazie anche a tutti gli organizzatori di questo convegno, in particolare al dottor Zuliani per l'invito. Sì, il tema sul quale sono stata chiamata a riflettere oggi attiene alle interferenze tra le misure protettive nella composizione negoziata della crisi e le esecuzioni forzate individuali, nel quale in realtà già alcuni profili sono emersi nelle relazioni che mi hanno preceduto. Io prenderò spunto dalle considerazioni della dottoressa De Simone e tenterò, ma senza alcuna pretesa di veridicità, di provare a rispondere anche ai quesiti con i quali la relazione della dottoressa De Simone si è conclusa.
Ecco, l'argomento dell'interferenza tra le misure protettive nella composizione negoziata della crisi e i suoi rapporti con le esecuzioni individuali solleva certamente degli interrogativi che sono inediti e che si sommano oltretutto a quelli che già conosciamo e con i quali ci misuriamo quando riflettiamo sulle conseguenze che hanno le misure protettive nel concordato preventivo o nell'omologa degli accordi di ristrutturazione sulle esecuzioni forzate individuali. Quindi abbiamo quesiti nuovi, ma abbiamo anche quesiti che già conosciamo quando ci poniamo nell'ottica dell'operatività delle misure protettive nelle procedure di regolazione della crisi o quadri di ristrutturazione, per voler impiegare una terminologia con la quale dovremo prendere presto dimestichezza. La novità delle questioni si deve ovviamente, lo si è ripetuto molte volte questa mattina ma anche nel pomeriggio, alla natura della composizione negoziata, che procedura concorsuale non è. E questa riflessione è attuale e dal momento che, lo abbiamo sentito anche questo molte volte, la composizione negoziata della crisi entrerà a far parte degli istituti e degli strumenti con i quali l'imprenditore potrà, se vorrà, fronteggiare la crisi o l'insolvenza, quando il codice della crisi appunto entrerà a regime. La serie inedita dei quesiti che il tema delle interferenze tra le misure protettive nella composizione negoziata e le esecuzioni individuali solleva si deve essenzialmente a ciò che le misure protettive nella composizione negoziata sono selettive. Detto altrimenti, l'imprenditore può scegliere di quali misure protettive avvalersi e rispetto al tema problema delle interferenze con le esecuzioni individuali può scegliere anche contro quali creditori fare in modo che si abbatta lo stay rispetto ad esecuzioni che già pendono, ma anche rispetto ad esecuzioni che non sono ancora state promosse. E di qui dunque la serie inedita di quesiti di cui parlavo poco fa. Verso chi l'imprenditore può far operare le misure protettive? E poi fino a quando è possibile una selezione delle misure protettive, anche da un punto di vista soggettivo? Se, come e quando sia possibile ampliare l'ambito soggettivo. Questo è un problema che in giurisprudenza si è già posto. In forza di quali criteri il giudice può confermare la scelta che ab origine, poi vedremo quando, il debitore, l'imprenditore abbia compiuto? E infine, per par condicio, mi sento di dire, quali strumenti di reazione vanno riconosciuti ai creditori destinatari delle misure protettive, laddove ritengano che quelle misure protettive, lo si è sentito stamattina, non solo non siano funzionali al risanamento dell'impresa, ma addirittura possano provocare un eccessivo pregiudizio. A questi quesiti si sommano poi quelli che, per le ragioni che ho già enunciato, già ci sono noti e sono quelli che sorgono all'interprete ogni qualvolta opera oggi automaticamente lo stay per effetto della pubblicazione nel registro delle imprese di una domanda di concordato preventivo. Il quadro ovviamente si completa, deve completarsi, tenuto conto di tutti quei casi in cui il divieto di azioni esecutive, ma più in generale le misure protettive, non operano. E qui mi riferisco proprio al trattamento eccezionale che il decreto legge 118 ha attribuito ai crediti dei lavoratori, compiendo una scelta che anticipava una norma contenuta all'interno della direttiva. L'articolo 6,3 del DL convertito, con norma che poi è confermata dall'articolo 19 del codice della crisi, esclude dal novero delle misure protettive i crediti dei lavoratori. Quindi dovremo vedere come questo impatta sulle eventuali esecuzioni forzate in corso o su quelle che i lavoratori potranno ovviamente promuovere. Ora, per entrare un po' più in medias res, vorrei partire da due considerazioni, probabilmente anche banali. La prima, la tutela esecutiva individuale del credito è incompatibile con qualsiasi procedura concorsuale, con i principi che sono sottesi e che reggono le procedure concorsuali, quali che siano le procedure concorsuali che vengono in gioco.
Ce lo dice l'articolo 51 per il fallimento, ce lo dice l'articolo 168 per il concordato preventivo. Lo ribadiranno gli articoli 151 e 54 del codice della crisi, se la numerazione ovviamente verrà mantenuta. La seconda considerazione, le conseguenze che lo stay ha per effetto dell'apertura di una procedura concorsuale è diverso, perché diverse sono le finalità che le singole procedure concorsuali cercano di promuovere. Così, da un lato abbiamo una improcedibilità secca nel caso del fallimento, un domani liquidazione giudiziale, ma perché la ratio dell'articolo 51 è quella di precludere la formazione di qualsiasi posizione di vantaggio da parte dei creditori e dunque di preservare la par condicio creditorum. Una finalità diversa si ha invece nel caso del concordato preventivo, dove ciò che si vuole garantire è semplicemente la conservazione del patrimonio che l'imprenditore ritiene rientri all'interno del piano concordatario, sul presupposto che solo mantenendo la funzionalità dell'impresa sarà possibile per il creditore uscire dalla crisi. E il fatto che queste due ratio, le ratio che sottendono gli articoli 51 e 168 siano diversi, ce lo dimostra anche il fatto che il divieto di azioni esecutive individuali è assoluto nel concordato preventivo, mentre, come ci dirà più tardi il dottor Crivelli, questo divieto non è assoluto nel caso del fallimento, tant'è vero che l'azione esecutiva fondiaria nel fallimento può proseguire, mentre nel concordato preventivo si arresta. La diversa funzione che l'automatic stay, che chiameremo automatic solo per poco tempo ancora, riveste nel fallimento e nel concordato preventivo spiega anche perché il dies a quo dal quale il divieto di azioni esecutive individuali corre è diverso. La pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese da una parte e la pubblicazione, il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, un domani sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, dall'altra. Con il codice della crisi sicuramente la disciplina della protezione del patrimonio muta, ma l'assetto non cambia. Muta la disciplina perché innanzitutto le misure protettive entrano a far parte con l'espressione misure protettive di un testo normativo. Il decreto legge 118 ha semplicemente anticipato la scelta del codice della crisi, ma perché il codice della crisi non era ancora entrato in vigore. La disciplina muta perché, dicevo poco fa, non parleremo più di automatic stay, semplicemente perché anche quando il debitore depositerà il suo ricorso ai sensi dell'articolo 40, immaginando l'apertura di un quadro di ristrutturazione, se vorrà beneficiare, avvalersi della protezione del patrimonio, lo dovrà domandare. E di questo parleremo anche dopo, guardando agli articoli 54 e 55. Non parleremo più quindi di automatic stay, non parleremo più di stay ad libitum, perché anche qui il codice della crisi, dovendo dare attuazione alla direttiva Insolvency 1023, ne ha circoscritto la durata, stabilendo una durata massima delle misure protettive di 12 mesi, anche non consecutivi, e per effetto del cosiddetto, io lo chiamo così, decreto Insolvency, cioè di questo decreto modificativo del codice della crisi che ha dovuto tenere conto degli adeguamenti richiesti alla direttiva, questi 12 mesi avranno come dies finale, come termine finale, l'omologa del concordato, ovvero la sentenza dichiarativa di fallimento. Al netto però di tutte queste novità, che peraltro non cambiano la funzione dell'automatic stay nelle procedure liquidatorie oppure in quelli che domani chiameremo quadri di ristrutturazione, resta fermo un dato nel passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi. Siccome abbiamo a che fare con procedure concorsuali, questo stay avrà comunque un effetto generalizzato, cioè sarà destinato a colpire la generalità dei creditori. Nella composizione negoziata della crisi, invece, il discorso va impostato in maniera diversa, perché è certamente vero che le misure protettive della composizione negoziata della crisi hanno una finalità accostabile alla finalità a cui risponde la protezione del patrimonio nel concordato preventivo o nell'omologa degli accordi di ristrutturazione, perché qui la misura protettiva serve a preservare il patrimonio nel tempo necessario di individuare un accordo con i creditori oppure ad accedere in maniera più consapevole ad una delle procedure degli exit, così venivano chiamati stamattina, che l'articolo 11 del decreto legge 118 e l'articolo 23 del codice della crisi prevedono.
Ma le assonanze con il concordato preventivo finiscono qui, perché lo si è sentito dire molte volte questa mattina, ma anche oggi pomeriggio, la composizione negoziata è un percorso negoziale. È un percorso negoziale in pendenza del quale l'imprenditore non viene spossessato né subisce uno spossessamento, nemmeno attenuato. E questo spiega perché l'articolo 6 del decreto legge 118, nel catalogare le misure protettive, senta la necessità di precisare che non sono inibiti i pagamenti, lasciando libero l'imprenditore di compiere dunque atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ovviamente con il caveat, sul quale tornerò più tardi, previsto dall'articolo 9, perché ce lo ha ricordato la dottoressa De Simone, il compimento di un atto di straordinaria amministrazione che arrechi pregiudizio ai creditori e che abbia incontrato il dissenso per iscritto dell'esperto porta immediatamente all'archiviazione della composizione negoziata e dunque anche al venir meno della protezione del patrimonio. Ma ancora, l'articolo 168 della legge fallimentare ci dice che sono sospese le prescrizioni e le decadenze. Questa è una misura protettiva della quale ovviamente l'imprenditore che fa accesso alla composizione negoziata non ha bisogno. Ed ancora, nel concordato preventivo sappiamo che l'articolo 168 dichiara inefficaci le ipoteche iscritte nei 90 giorni precedenti l'accesso alla procedura. Questa misura protettiva nella composizione negoziata della crisi non ce l'abbiamo. Ne abbiamo una di diversa, in parte accostabile, ma non certo alla finalità a cui risponde l'inopponibilità delle ipoteche. Vale a dire, l'articolo 6 ci dice che non sono i creditori non possono acquisire divieti di prelazione salvo non siano concordati. Cioè la norma letta in positivo ci sta dicendo che non è possibile iscrivere un'ipoteca per effetto di un provvedimento di condanna, un decreto ingiuntivo, una sentenza di condanna e così via. E questa misura protettiva si lega a quella che invece l'articolo 6 del decreto legge 118 ha in comune con l'articolo 168, cioè lo stay delle azioni esecutive. Perché la ragione per la quale non è possibile che il creditore iscriva con effetto opponibile nei confronti del creditore un diritto di prelazione che abbia origine giudiziale, un'ipoteca giudiziale, si spiega perché nel periodo della composizione negoziata della crisi il patrimonio del debitore dovrebbe rimanere libero e quindi protetto da qualsiasi iniziativa individuale. Da qualsiasi iniziativa individuale, non credo, ecco qui, la misura protettiva è la medesima, ma la declinazione della misura protettiva da un punto di vista soggettivo diverge, perché dicevo prima, l'imprenditore è libero di scegliere nei confronti di quali creditori fare abbattere il divieto di azioni esecutive individuali. Si è detto, e poi si è anche scritto, che la selettività della composizione negoziata è il tratto caratterizzante di questo percorso. Come l'imprenditore può scegliere chi far sedere al tavolo delle trattative, può scegliere anche chi, nei confronti di chi, destinare l'inibitoria delle azioni esecutive individuali. Io qui in questo contesto parlo solo delle azioni esecutive individuali, ma quello che vado dicendo rispetto alle azioni esecutive individuali può trovare applicazione, mutato quel che c'è da mutare, anche rispetto ad eventuali procedimenti cautelari pendenti. E allora il problema è vedere come... Scusate, ho perso una slide. Il problema allora è andare a vedere come... come l'imprenditore può scegliere chi inibire nell'esercizio del potere esecutivo. Ecco, questo tema si lega strettamente al modo con cui è costruita la disciplina delle misure protettive, perché compiendo una scelta che io ho definito e che continuo a considerare coraggiosa, il legislatore del decreto legge 118 del 2021 ha permesso al debitore di avvalersi di una protezione del patrimonio semplicemente dichiarando di voler fare operare le misure protettive. Tant'è vero che, ce lo ricordava la dottoressa De Simone, è già con l'istanza di nomina dell'esperto che l'imprenditore può dichiarare, depositando un'apposita istanza, di volersi avvalere delle misure protettive del patrimonio. E in questa fase non è ancora presente un giudice. Chiaro, e questo mi sento di precisarlo perché
ho letto anche opinioni contrarie che ovviamente non mi trovano d'accordo. Non è con l'istanza di nomina dell'esperto che la protezione del patrimonio opera se l'imprenditore la chiede. Le misure protettive del patrimonio operano con uno scarto temporale breve che però c'è, a partire dal momento in cui la pubblicazione dell'accettazione dell'esperto è resa nel registro delle imprese. Da quel momento in poi la protezione del patrimonio comincia ad operare. L'effetto dunque è immediato, anche se è provvisorio, perché ce lo ricordava la dottoressa De Simone, è condizionato da un lato al tempestivo deposito del ricorso giudiziale davanti al giudice oggi competente ai sensi dell'articolo 9 e un domani competente ai sensi dell'articolo 27 e poi ovviamente all'eventuale provvedimento di conferma da parte del giudice. Anche da questo punto di vista la diversità è marcata se guardiamo come funzionano le misure protettive nel concordato preventivo. La diversità direi che è eclatante oggi perché parliamo e continuiamo a parlare di automatic stay, ma la diversità ci sarà anche un domani, quando le misure protettive cominceranno ad operare sì all'inizio della procedura del quadro di ristrutturazione, ma su domanda del debitore. E dicevo, la procedura, la diversità riuscirà marcata anche un domani quando entrerà in vigore il codice della crisi, perché se noi leggiamo l'articolo 55, che è la norma che si occupa del procedimento di revoca o conferma delle misure protettive, cioè vediamo che il giudice può fare solo una cosa, può confermarle o può revocarle, non le può mai modificare. Cosa che invece, come vedremo, nella composizione negoziata della crisi è possibile. E allora, verso quali creditori l'imprenditore può scegliere di far operare il divieto di azioni esecutive individuali? Per rispondere ovviamente dobbiamo saltare alla fine della composizione negoziata, cioè a che cosa serve la composizione negoziata a far uscire un imprenditore da un momento di crisi. Come? È dunque necessario guardare agli exit della composizione negoziata, quanto prevede l'articolo 11 del DL 118. E allora, se scorriamo rapidamente l'elenco che noi ritroviamo all'interno dell'articolo 11, ci avvediamo del fatto che, pur trattandosi di istituti e di strumenti tra loro eterogenei, hanno in comune questo, che è necessario mantenere la continuità aziendale in via diretta o in via indiretta. E questo, secondo me, lo diceva bene Laura De Simone prima, e anche la cartina, il tornasole per capire quando la misura protettiva possa essere confermata perché funzionale al buon esito delle trattative. Dunque, quali creditori può legittimamente colpire l'imprenditore con la misura protettiva di cui scelga di avvalersi? Sicuramente i creditori strategici, cioè quelli che servono ovviamente a garantire la continuità di impresa, che possono essere tanto creditori muniti di titolo esecutivo, dunque in questo caso verrà inibita la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale, quanto creditori non muniti o non ancora muniti di titolo esecutivo, dunque per esempio muniti di un decreto ingiuntivo che non sia ancora divenuto esecutivo. L'opposizione a decreto ingiuntivo ovviamente può proseguire perché l'imprenditore che accede alla composizione negoziata non viene assolutamente privato della capacità processuale, ma ovviamente il rigetto dell'opposizione non renderà possibile al creditore poter agire in executivis. Anche i creditori non strategici, che però già sono creditori procedenti in sede esecutiva. E questo perché? Vuoi perché il pignoramento è caduto su un bene strategico, e quindi mi riallaccio al discorso che facevo prima sulla scelta del legislatore di rendere inopponibili, di vietare ai creditori l'acquisizione di diritti di prelazione che non siano concordati con l'imprenditore. Oppure anche un pignoramento presso terzi, perché quello che si vuole inibire è che ci sia l'assegnazione dei crediti e dunque una iniqua distribuzione. Va da sé, ma anche questo lo precisava opportunamente la dottoressa De Simone, che quando l'imprenditore sceglie di avvalersi dello stay di un'azione esecutiva perché vuole bloccarne, sospenderne momentaneamente, renderla momentaneamente improseguibile, dovrà avere cura di dirigere la misura protettiva non solo nei confronti del creditore procedente, ma anche di tutti i creditori che siano intervenuti in quella procedura.
perché la misura protettiva non blocca l'esecuzione, la misura protettiva inibisce al singolo creditore di proseguire. E questo, secondo me, pone a regime un altro tema di cui volevo occuparmi e che ho accennato in realtà in Apicibus quando mi sono chiesta se sia possibile, mentre pende la composizione negoziata della crisi, ampliare da un punto di vista soggettivo le misure protettive. Ampliare in senso soggettivo le misure protettive, cioè scegliere composizione negoziata pendente di destinare lo stay anche rispetto a creditori inizialmente non colpiti dal divieto. Dicevo 5 minuti fa che la selettività è un tratto caratterizzante della composizione negoziata della crisi e la selettività colpisce anche le misure protettive. Però la selettività è una facoltà. Questo vuol dire che l'imprenditore, già nel momento in cui formula istanza di accesso alla composizione negoziata e dunque chiede la nomina dell'esperto, può scegliere di estendere le misure protettive e dunque il divieto di azioni esecutive individuali a tutti i creditori. È chiaro che se chiede che lo stay sia esteso a tutti i creditori, poi in fase di procedimento di conferma ai sensi dell'articolo 7, ovviamente anche grazie all'interlocuzione dell'esperto dovrà dimostrare che è necessario confermare uno stay generalizzato per consentire che la composizione negoziata della crisi abbia successo. Quindi da questo punto di vista io ho qualche perplessità rispetto alla lettura di qualche passaggio motivazionale di una giurisprudenza di merito che dice che nella composizione negoziata della crisi lo stay non può colpire tutte le azioni esecutive, quindi non può dirigersi nei confronti della generalità dei creditori, perché altrimenti si finirebbe in via surrettizia per abrogare l'articolo 161,6 della legge fallimentare in un contesto come quello della composizione negoziata in cui non c'è un commissario giudiziale. Ho parafrasato quello che ho letto nella motivazione di un provvedimento di merito. Io mi dissocio da questa conclusione, credo che il problema non stia nell'ammissibilità, stia semmai nella fondatezza. Poi spetterà al giudice vedere se è il caso di confermare le protettive erga omnes oppure se nei confronti di qualche creditore l'inibitoria non vada confermata e dunque quell'azione esecutiva possa proseguire. Così, per fare ad esempio, per farvi un esempio, pende una esecuzione forzata individuale che ha introdotto un creditore ipotecario. L'immobile è già stato aggiudicato ad un prezzo che è conforme alla perizia. Non c'è motivo di fermare quell'azione esecutiva individuale. Pende un'azione esecutiva che ha il cui pignoramento cade su un bene che non è strategico, perché con la composizione negoziata della crisi si vuole cedere un ramo d'azienda mentre un altro ramo d'azienda lo si vuole lasciare per... Non c'è motivo di fermare quell'azione esecutiva. Questo per dire che la selettività c'è, è una facoltà, quindi io me ne posso avvalere, ma posso anche scegliere di non avvalermi. Di solito, almeno questo è quello che... l'impressione che è emersa dalla lettura dei provvedimenti che ho scorso, di solito l'imprenditore, o meglio, in molti casi l'imprenditore ha chiesto inizialmente lo stay generalizzato nei confronti di tutti i creditori, salvo poi, in sede di ricorso depositato davanti al tribunale, limitare lo stay rispetto ad alcune azioni esecutive. Quindi la selettività può operare in fase, diciamo, di domanda di conferma in sede giudiziale, potrebbe anche operare, in qualche caso lo si è visto, direttamente a monte, cioè proprio in fase di ingresso, in quella fase che io ho chiamato probabilmente in maniera impropria fase amministrativa, perché si svolge di concerto con la Camera di Commercio. Selettività quindi quando? Selettività fino a quando? Cioè, anzitutto, è possibile ampliare il novero dei soggetti creditori destinatari dello stay e se è possibile farlo, come lo si fa e fino a che punto è possibile. Qui in astratto il quesito può porsi in due casi.
perché potrebbe essere che un imprenditore magari poco avveduto abbia chiesto fin dall'inizio di avvalersi di misure protettive limitate a bloccare le azioni esecutive di alcuni creditori, salvo poi magari in sede di conferma e quindi in sede di deposito del ricorso davanti al tribunale estendere lo stay anche ad altri soggetti. Oppure ancora, e questo è un caso che si è prospettato tra l'altro in giurisprudenza, in sede di proroga della durata delle misure protettive, l'imprenditore profitta della richiesta di proroga delle misure per domandare l'estensione delle misure protettive anche ad altri creditori. Allora, qui i problemi secondo me sono due. Un problema di Ann e un problema di Comodo. Un problema di Ann, cioè se questo sia possibile, e anche da questo punto di vista io non vedo ostacoli, anzi mi sembra che il piano tenore letterale dell'articolo 6 ci induca a dire che è sempre possibile, salvo poi verificare se è fondata questa istanza, ampliare in via soggettiva la portata delle misure protettive quando le misure protettive riguardano le azioni esecutive, ma in generale anche quando non riguardano necessariamente i processi esecutivi. Perché l'articolo 6, primo comma, con norma che viene pedissequamente ripresa dall'articolo 18, sempre primo comma, del codice della crisi, ci dice che l'imprenditore con l'istanza di nomina dell'esperto o con una successiva istanza può fare applicazione delle misure protettive. Problema di Ann, quindi lo può sicuramente fare. Problema di Comodo, deve per forza passare da un'istanza depositata presso la Camera di Commercio per chiedere al giudice di ampliare i destinatari delle misure protettive? Da questo punto di vista io ritengo che se la norma è scritta in questo modo verosimilmente un significato ce l'ha, e in effetti in un'altra occasione convegnistica, proprio riprendendo questo quesito, è stato opportunamente osservato che il registro delle imprese, o meglio, che sussiste un principio di tipicità degli atti da iscrivere nel registro delle imprese e che dunque è necessario passare dal deposito dell'istanza in Camera di Commercio, che non dovrebbe essere peraltro un problema visto che il deposito rende immediatamente efficace la misura protettiva, salvo ovviamente il momento della conferma da parte del giudice. Selettività, come quando il giudice la considera fondata. Allora, già ci ha illustrato la dottoressa De Simone che la conferma, la revoca, ma anche la modifica delle misure protettive passa attraverso il vaglio del giudice, nel contraddittorio con i soggetti interessati e nel contraddittorio con l'esperto. Questo è vero di regola, salvo eccezione. Perché l'articolo 7 ci dice che in alcuni casi il giudice può anche non preoccuparsi di instaurare il contraddittorio e di far venire immediatamente meno le misure protettive. Quando, ce lo ricordava prima la dottoressa De Simone, quando il ricorso non viene depositato lo stesso giorno in cui è stata pubblicata l'accettazione dell'esperto, o a maggior ragione nel caso in cui il ricorso sia omesso, e non solo. Partiamo da questa ipotesi che è quella che è positivamente definita. In questi casi il giudice prende atto del fatto che il ricorso è inammissibile, non si preoccupa di confermare le misure protettive, anzi le revoca, e le revoca senza instaurare il contraddittorio. Come? Le revoca ovviamente con un decreto, e con un decreto che sarà pronunciato senza il contraddittorio. È vero, l'articolo 6 del DL 118 non lo specifica, ma io non credo che nella testa di coloro che hanno scritto il decreto legge 118 ci fosse la volontà di fare introdurre a regime un inammissibile e comunque incostituzionale non liquido. Quindi è chiaro che qui lo senso della norma è quello di far sì che la misura protettiva perda immediatamente effetto senza la necessità appunto di prorogare la sua efficacia, perché ricordiamoci che la misura protettiva è già operante, finché appunto il giudice a valle del contraddittorio non si pronunci. Non solo, c'è anche un altro caso nel quale le misure protettive perdono di effetto e quindi perde di effetto anche lo stay delle azioni esecutive senza che il contraddittorio sia instaurato. La norma, l'articolo 7,3 del DL 118, ultima parte, anche questa in realtà confermata dall'articolo 19 del codice della crisi, ci dice che in realtà le misure protettive perdono di effetto in ogni altro caso in cui il giudice non fissa entro 10 giorni l'udienza. Quali sono questi altri casi? Beh, occorre leggere quanto prevede l'articolo 23
del decreto legge 118 del 2021, che è norma che ci dice quando non è ammissibile presentare un'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi. Perché quella norma ci dice che l'imprenditore che ha già fatto accesso ad un concordato preventivo perché ha depositato la domanda, oppure quando è pendente un accordo di ristrutturazione, qui la composizione negoziata della crisi non opera. Problema che si è posto nella primissima giurisprudenza che di composizione negoziata si è occupata è se l'immediata rinuncia ad una procedura di regolazione della crisi legittimi perciò solo l'imprenditore a fare accesso alla composizione negoziata. Qui a me non piace pensare male, ma il tema dell'abuso ovviamente è latente. E perché dico che il tema dell'abuso è latente? Perché se fino all'altro giorno ho potuto beneficiare della protezione del patrimonio perché sono entrato in concordato preventivo, se mi fosse possibile passare dal concordato preventivo alla composizione negoziata, continuerei a fruire di una protezione che almeno sulla carta, se così io la chiedo, diventa generalizzata. Leggo quindi in questo modo, cioè leggo con la finalità di prevenire un uso abusivo della composizione negoziata, la norma nuova che il codice della crisi ha aggiunto all'articolo 25 quinquies, laddove, ed è segnato mi pare in rosso, laddove si dispone che l'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore nei 4 mesi precedenti l'istanza medesima abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo. Non ti basta cioè rinunciare ad una domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi per poter immediatamente presentare domanda di accesso ad una composizione negoziata. Come il giudice, o meglio, in presenza di quali criteri il giudice può considerare fondata la richiesta di misure protettive? Esemplificando, se ho chiesto misure protettive erga omnes e quindi uno stay generalizzato di tutte le azioni esecutive dei creditori, come il giudice può considerarla fondata? Ci ricordava questa mattina il dottor Ranalli del ruolo fondamentale che assume anche in questa fase l'esperto. L'esperto è chiamato, anzi è sentito, dal giudice su che cosa? Beh, sicuramente sullo stato delle trattative, ma non credo che questo sia cruciale dal momento che siamo all'inizio del percorso di composizione negoziata, quindi probabilmente le trattative si trovano ad uno stato embrionale. Sul test pratico che è stato ricordato molte volte questa mattina per la verifica di una ragionevole perseguibilità del piano e di un progetto di piano di risanamento che oggi non è previsto dal DL 118 come documento che l'imprenditore è tenuto a depositare insieme al ricorso davanti al giudice, ma che un domani, con l'entrata in vigore del codice della crisi, invece sarà richiesto. L'esperto sarà anche in grado di dare la temperatura, direi, meglio, l'esperto sarà anche in grado di dire se sono veritiere le dichiarazioni che gli ha reso l'imprenditore, ma anche perché avrà interloquito con gli organi di controllo. Se l'esperto ritiene che ci siano prospettive di risanamento all'orizzonte, allora il giudice, guardando anche al tipo di azioni esecutive sospese, potrà ovviamente confermarle, altrimenti finirà per revocarle. Nel contraddittorio un ruolo centrale assumono anche i creditori. Quali creditori? Beh, sicuramente tutti i creditori che sono interessati dalle misure protettive, per cui se lo stay è stato chiesto nei confronti di tutti, l'imprenditore è chiamato a notificare il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza a tutti. Non è escluso che, anche se le misure protettive, per scelta dell'imprenditore, sono indirizzate soltanto nei confronti di alcuni creditori, anche altri non interessati possano essere sentiti dal tribunale. E da questo punto di vista, secondo me, nulla impedisce al tribunale di poter sentire il creditore che ha formulato istanza per la liquidazione giudiziale del debitore. Perché è vero che l'istanza, l'inibitoria della dichiarazione di fallimento è una misura protettiva che non chiede conferma. Opera ex lege per il solo fatto che sia aperta la composizione negoziata. Ma è altrettanto vero che sentire il creditore che ha formulato istanza per la liquidazione giudiziale potrebbe convincere il giudice dell'opportunità di restringere le misure protettive.
specie quando alla inibitoria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale si è anche accompagnata la misura protettiva della sospensione dell'obbligo ricapitalizza e liquida. Abbiamo un giudice, ce lo ricordava la dottoressa De Simone, che deve bilanciare le esigenze dell'imprenditore con quelle dei creditori. Mi avvio alla conclusione. Quali effetti determina lo stay che opera nella composizione negoziata rispetto alle azioni esecutive individuali in corso? Qui diciamo che possiamo andare de plano, perché i problemi con cui ci misuriamo quando guardiamo allo stay nelle procedure di regolazione della crisi sono gli stessi. Ovviamente c'è un'improcedibilità che è soltanto temporanea, ovviamente l'improcedibilità è l'effetto di un provvedimento del giudice della composizione negoziata, quindi il giudice dell'esecuzione individuale non può che prenderne atto, con un provvedimento che ha carattere ricognitivo, provvedimento ai sensi dell'articolo 623 e che non è reclamabile. Proprio perché si parla di sospensione dell'esecuzione e non di perdita e non di estinzione della esecuzione, non c'è la liberazione dell'immobile pignorato e anzi c'è l'obbligo per gli istituti di credito, se quella che è stata coltivata è un'espropriazione presso terzi, di continuare ad incamerare le somme che sono state pignorate se il pignoramento non è pari all'ammontare del credito pignorato aumentato della metà. I lavoratori. Ecco, due parole sui lavoratori. La norma ci dice che i lavoratori sono esclusi dalle misure protettive. Perché ce lo dice? Allora, partiamo da una premessa. All'indomani del decreto legge 118 del 2021 si è detto, si è scritto ripetutamente che la composizione negoziata della crisi dà attuazione alla direttiva, è in linea con la direttiva insolvency, ma non è l'attuazione italiana della direttiva. Quindi la risposta, a mio avviso, non va cercata tanto negli articoli 6 e 7 della direttiva, perché è vero che anche gli articoli della direttiva ci dicono che i lavoratori vanno esclusi dalle misure protettive, ma qui non siamo davanti a un quadro di ristrutturazione. Molto semplicemente, dal mio punto di vista, abbiamo a che fare con una norma che protegge dalla protezione del patrimonio i lavoratori, perché la composizione negoziata dovrebbe servire a dare continuità aziendale. Primo, e perché, ce lo ha ricordato la stessa dottoressa De Simone, anche quando c'è una cessione dell'azienda che viene autorizzata per evitare che il cessionario sia chiamato a rispondere in solido dei debiti pregressi maturati dall'impresa, resta salvo il 2112. Questo come si traduce rispetto al potere esecutivo dei lavoratori, o meglio, questo che ripercussioni può avere sull'andamento della composizione negoziata? Se pende una procedura esecutiva promossa da un creditore colpito dallo stay, nella quale è intervenuto un lavoratore, quella procedura esecutiva può proseguire, sempre che, e qui ovviamente sarà onere dell'imprenditore, quel lavoratore non venga spontaneamente pagato da parte dell'imprenditore, o sempre che l'imprenditore, ma questa la vedo molto più ardua, non opti per una conversione del pignoramento laddove il bene pignorato sia un bene che invece è funzionale all'esercizio dell'attività di impresa da parte del lavoratore. Ultima cosa, quando cessano le misure protettive cosa succede? Gli effetti provocati dalla protezione del patrimonio in costanza di composizione negoziata della crisi, quando vengono meno, perché le misure protettive cessano di operare, vengono meno con efficacia retroattiva o irretroattiva? Cioè, è come se quelle misure protettive non avessero mai operato, oppure gli atti compiuti in spregio alla protezione del patrimonio dobbiamo considerarli validi? Ecco, dal mio punto di vista cade tutto, e cade tutto ad effetto domino, quindi è come se quelle misure protettive oggi non abbiano operato, proprio perché qui non siamo al cospetto di una procedura concorsuale. E questo mi porta a dire che è negativa anche la risposta al quesito successivo,
le misure protettive nella composizione negoziata si saldano o non si saldano con quelle domandate nel caso di concordato preventivo o di omologa di accordi di ristrutturazione? Nella loro efficacia non si salvano. Fermo restando, questo lo dobbiamo ricordare sempre, che abbiamo una durata massima delle misure protettive che è di 12 mesi, all'interno del quale l'imprenditore deve anche computare i 120 giorni o eventualmente i 240 giorni nel caso di proroga. Vi ringrazio. Ringraziamo la professoressa per questa relazione che era veramente molto completa e ha fornito spunti per gli operatori come me, per esempio, che ha fornito spunti e informazioni per operatori come me, giudici dell'esecuzione, che comunque si troveranno ad avere a che fare con questi, con queste novità. Il secondo tema di cui avevo fatto cenno, adesso lo affidiamo al collega dottor Alberto Crivelli, che è stato per anni giudice, valente giudice dell'esecuzione immobiliare, giudice delegato, eccetera, recentemente assunto all'Empireo della Suprema Corte, grazie al lavoro sia giudiziario sia scientifico, e quindi ci ha abbandonato, ma soltanto materialmente, non nello spirito. Anche qui è un grande classico, come dicevo, si tratta di vedere chi vince, tra virgolette, nell'incontro-scontro fra esecuzione individuale e esecuzione concorsuale, che nell'ipotesi in cui entrambe abbiano lo stesso obiettivo, cioè la liquidazione dei beni. E ne parliamo volentieri. A lui la parola. Buonasera a tutti, ringrazio l'organizzazione dell'invito, in particolare ringrazio Andrea e Lorenzo per la loro richiesta della mia presenza oggi e per la bella presentazione che ha appena fatto adesso Lorenzo di me. Dunque, io partirei appunto, come ci eravamo suddivisi con la professoressa Baccaglini, proprio riallacciandomi a quello che lei ha appena terminato di dire, cioè lei si è concentrata sulle misure protettive in materia di composizione negoziata. Io volevo fare un piccolo riferimento agli effetti invece che si hanno di queste misure nel corso delle procedure concorsuali, sia quelle maggiori sia quelle da sovraindebitamento, passando poi rapidamente al problema, ad alcuni aspetti particolari, per poi arrivare appunto, come anticipava prima il collega, al discorso della i rapporti tra la procedura concorsuale e le procedure esecutive quando è presente un creditore fondiario. Dunque, abbiamo visto finora, e in questo la professoressa ci ha sicuramente semplificato la vita, come le misure che vengono adottate nel corso della procedura concorsuale possano determinare intanto una improcedibilità temporanea, nella misura in cui quei procedimenti fossero già pendenti al momento dell'apertura della procedura, si possono, ricordiamolo per precisione, richiedere al momento della domanda di liquidazione giudiziale, al momento della domanda di concordato con riserva, in base ai riferimenti degli articoli 40 e 44, non si dovrebbe dire appunto, come è stato ricordato, concordato con riserva. Qui c'è anche una norma che fa riferimento alla possibilità di mutare la domanda da quella di concordato a quella di accordo e viceversa, quindi diciamo domanda in generale di risoluzione. Nel caso di inizio di trattative per l'accordo di ristrutturazione, qui tra l'altro si ribadisce l'esclusione delle misure per quelle relative ai crediti da lavoro, come inserito questa esclusione dall'ultima versione del codice della crisi ancora non ufficializzata. E poi per quanto riguarda invece le procedure minori, sì, io poi con i microfoni ho proprio, devo dire, una disdetta così. E poi dicevo invece per quanto riguarda le procedure di sovraindebitamento, notiamo una differenza strutturale, perché non al momento della domanda partono queste misure, ma al momento di quello, per semplificare, del decreto di ammissione, quando ormai il giudice ha ritenuto che ci fossero i requisiti di ammissibilità, non ancora chiaramente di omologazione.
Quindi questo è il momento in cui partono queste misure. Se a questo punto è pendente una procedura esecutiva, quella procedura diventa temporaneamente sospesa, improcedibile temporaneamente. Sospesa, non userei proprio questa terminologia perché ha tutta una serie di implicazioni nell'ambito del processo esecutivo che non è detto che si verifichino anche in questo caso, è un qualcosa di diverso, ad esempio potrebbe non essere ritenuta applicabile l'articolo 627 in tema di riassunzione, ma non stiamo a complicarci la vita. Quello che è abbastanza certo in generale, ma poi vedremo in particolare, è che si applica ad esempio l'articolo 626, quindi gli atti esecutivi non possono essere emessi e se emessi sono colpiti dalla sanzione di nullità. Che cosa succede però? Può succedere che quella procedura subisca un qualche problema. Intanto le stesse misure potrebbero non essere tempestivamente adottate. Ci è stato detto oggi che queste misure devono essere adottate entro, innanzitutto su istanza e poi entro un certo periodo, 30 giorni diciamo. E qui la norma parla significativamente, a mio parere, quando non vengono tempestivamente adottate, di cessazione degli effetti. Dopodiché potrebbe anche accadere che, parliamo di concordato, di accordo, non si arrivi alla ammissione o alla omologazione. E anche qui chiaramente non lo si dice, ma è sicuramente una ipotesi di cessazione degli effetti. Cessazione degli effetti. Credo che in questo caso si possa dire, almeno a mio parere, poi però non vorrei troppo complicare le cose, ci troveremmo di fronte a una situazione per cui in sostanza potrebbe avere anche un effetto di carattere ex tunc. Dopodiché, invece, può verificarsi quella che, sempre l'ultima versione non ancora ufficializzata del codice dice, è della perdita di efficacia. Cioè nell'ipotesi in cui si arrivi all'omologa o all'apertura della procedura. Ma qui vedremo subito che è una situazione completamente diversa, non come quella che ci interessava ora. Un'altra e più grave ipotesi, più problematica ipotesi, è quella della scadenza della misura. Va tutto bene, è stata approvata, è stata richiesta correttamente, è stata diciamo così, tempestivamente adottata, ma sappiamo, l'ha detto adesso la professoressa, durano un anno queste misure al massimo. Chissà se tutte le procedure d'ora in avanti con gli auspici del codice della crisi dureranno solo un anno in complesso per arrivare all'omologo o se ce ne sarà ancora qualcuna che durerà qualcosa di più. Qualcosa mi dice che potrebbe succedere anche questa seconda, potrebbe avversi anche questa seconda ipotesi. E allora cosa succede? Perché la procedura è ancora aperta, non ne siamo arrivati all'omologa, la misura è scaduta, è passato un anno, e allora forse vorrà dire che dovremmo rivedere anche quest'ultimo concetto. Abbiamo già detto che le procedure concorsuali non sono più soggettivamente universali, l'abbiamo sentito prima, non sono più oggettivamente universali, pensiamo al concordato in continuità, adesso abbiamo anche forse visto che c'è uno spazio per avere la convivenza tra l'esecuzione forzata e la procedura concorsuale, in questo caso, di cui adesso stavo dicendo. Se invece arriviamo alla omologa o all'apertura, e allora qui si aprono due strade. Una è la strada dell'omologa, quindi concordato e accordo. In questo caso, se sono iniziate prima quelle procedure, sono iniziate dopo l'apertura della procedura, è chiaro, come abbiamo detto prima, c'è un'improcedibilità sicura, perché non possono essere iniziate o proseguite, queste non possono essere iniziate e quindi diciamo, sono destinate a una, direi, abbastanza certa improcedibilità di carattere definitivo. Invece sono altre iniziate prima, sono quelle che interessano di più, che sono spesso presenti nelle procedure. In questo caso la norma, come vi dicevo prima, comporta che al momento dell'omologa perde efficacia la misura adottata nella fase precedente, ma interviene a questo punto un qualcos'altro, e cioè interviene a questo punto il fatto, questo di carattere generale, salvo l'ipotesi che illustravo poc'anzi, della incompatibilità fra una procedura concorsuale omologata e una procedura esecuzione individuale.
C'è da dire che i creditori, insomma, sono vincolati dalla procedura concorsuale e non possono certamente pretendere di dire, visto che adesso è stato omologato, ricomincio la mia esecuzione. C'è da dire che tradizionalmente qui molta dottrina aveva sempre parlato di un'ipotesi di improcedibilità definitiva, cioè la procedura finisce lì. In realtà non mi pare che si possa dire esattamente questo. Perché? Per due ordini di ragione. Uno diciamo, che è sempre stato sostenuto, l'altro che si può sostenere da ora innanzi. Quello che si è sempre sostenuto è il fatto che, in sostanza, come sappiamo bene, quando una procedura è pendente esecutiva individuale durante la pendenza di una procedura concorsuale, rimane il pignoramento. Tanto è vero che non sarà con la, perché il giudice dell'esecuzione, quando vede che è stato omologato il concordato, dirà bene, la procedura è improcedibile e scriverà improcedibile, ma non cancella il pignoramento. Il pignoramento viene cancellato dal giudice delegato quando vende il bene. E se fosse un concordato in continuità, direi non è tanto il giudice delegato che deve cancellare, ma sarà probabilmente il giudice dell'esecuzione che dovrà cancellare il pignoramento sul bene strumentale, ma solo quando ha sicurezza dell'avvenuta esecuzione del concordato stesso. Quindi questo vuol dire, nonostante l'apertura, l'omologazione della procedura, il pignoramento non è ancora cancellato, è ancora in essere, probabilmente perché la procedura non è del tutto finita. Questione che sembrerebbe puramente teorica, in realtà non lo è, perché se per caso intervenisse una risoluzione del concordato o comunque un venir meno del concordato, un annullamento ad esempio, si dovrebbe porre il problema, perché se è una procedura, è un'improcedibilità definitiva come da alcuni è stato ritenuto, bisognerebbe rifare il pignoramento, altrimenti si può riprendere la procedura dove è rimasta. E la ragione più attuale che potrebbe determinare questo tipo di conseguenza, e cioè che non si tratti di una improcedibilità di carattere definitivo, è dato dal 35° considerando della direttiva, che parla in proposito di sospensione a tempo determinato. È chiaro che la terminologia usata direttive, della normativa di origine unionale, non può essere presa di peso e inserita nel nostro ordinamento così com'è, però è un dato di cui bisogna probabilmente tenere conto. Se invece di un concordato fossimo di fronte a un accordo di ristrutturazione, i problemi sono abbastanza semplificati, perché sappiamo che tutto, diciamo così, rimane bloccato fino al 120° giorno successivo all'omologazione, in ragione di questa specie di stay che viene qui previsto anche nei confronti dei creditori esterni. Più complessa la situazione, così ci avviciniamo, diciamo, alla parte centrale dell'intervento, nell'ipotesi dell'apertura della liquidazione. Qui, come noi sappiamo, ci possono essere due ipotesi. Intanto, il fatto che ci possono essere due ipotesi, e le ipotesi sono: il curatore subentra nella procedura esecutiva o il curatore non subentra nella procedura esecutiva, significa che sicuramente, fino al momento in cui questa strada non viene eletta dal curatore, siamo sempre di fronte a un'improcedibilità di carattere temporaneo. Su questo direi che non ci dovrebbe essere granché da discutere. Quando curatore decidesse di procedere a non subentrare, quindi sostanzialmente dice vendo io in ambito concorsuale il bene, è evidente che la procedura esecutiva non ha più ragione d'essere. Il procedimento, la vendita avverrà in ambito prettamente concorsuale e con tutte le varie conseguenze. Anche in questo caso alcuni hanno appunto pensato che, esattamente come succederebbe nel concordato, solamente la vendita del bene avvenuta in ambito concorsuale determinerebbe la definitiva e irreversibile chiusura del processo esecutivo. Diverso il caso del subentro, perché nel subentro invece per definizione il processo esecutivo va avanti, anche se con una particolarità, che a portarlo avanti non è più il creditore ma è il curatore. Questo significa però che si prende il buono e il cattivo, cioè anche eventuali istituti
di chiusura anticipata, di estinzione di quel processo, e rimangono e devono essere utilizzati. E tra l'altro anche, diciamo così, le figure, il delegato stesso sarà sempre, rimarrà diciamo in funzione. Più problematico sarebbe il discorso della custodia, perché il custode rimane o non rimane. Diciamo che la giurisprudenza su questo, anche di legittimità, che non è recentissima, è abbastanza ondivaga o comunque non chiarissima. Mi pare di poter dire che se il custode è il debitore, effettivamente non si può discutere che il nuovo custode a quel punto è definitivamente il curatore. Mi pare di poter dire che probabilmente questo dovrebbe succedere anche nell'ipotesi in cui il custode sia stato già nominato nella procedura, per le funzioni tipiche, perché non dimentichiamoci che il curatore si subentra nella procedura esecutiva, ma il bene è attratto all'attivo fallimentare. Quindi, però, insomma, su questo bisogna dire che non c'è certezza, perché ci sono pronunce che ritengono invece che la custodia rimane in capo al custode, a meno che il giudice, come sarebbe opportuno, non lo sostituisca col custode, e così ogni problema si risolve, come succedeva per esempio nel tribunale da cui venivo io. Dopodiché, quali altre norme sarebbero applicabili in questo caso? Sicuramente non sono applicabili quasi tutte, sicuramente non è applicabile, ovviamente, a mio parere, il 624 bis, mi sembra ovvio, no? La chiusura, la sospensione volontaria, così come non mi pare che siano applicabili tutte le disposizioni in materia di assegnazione, perché anche questo mi pare evidente non sia compatibile con la par condicio. Altra ipotesi che si può verificare è la revoca dell'apertura, ma questo della revoca dell'apertura non mi pone grossi problemi, perché sicuramente la procedura rimane, diciamo così, in una situazione di sospensione esecutiva, sempre intendo, almeno fino a quando non passa in giudicato il decreto e domani la sentenza di omologazione, o almeno quando non passa in giudicato la sentenza di fallimento, fino a quel punto, e quindi la revoca interviene sicuramente prima, e quindi il problema non si pone neanche, almeno a mio parere non si pone neanche. Un altro caso, e così veniamo all'ultimo dei nostri argomenti, che si verifica e che porta, devo dire, notevoli questioni, come tutti noi sappiamo, per cui l'esecuzione prosegue nonostante la pendenza della procedura concorsuale, è quella della esistenza di un creditore fondiario. Si è detto già stamattina, non so più da parte di chi, che questa ipotesi è un'ipotesi, diciamo, di carattere eccezionale, derogatorio, quindi non si applica tutte le volte in cui non è espressamente prevista, in particolare quindi non si applica nel caso del concordato, non si applica nel caso delle procedure da sovraindebitamento, ivi compresa oggi la liquidazione del patrimonio e domani soprattutto la liquidazione controllata, pur essendo questa una procedura indubbiamente molto più assimilabile a quella della liquidazione giudiziale di quanto non fosse, quanto non sia, anzi, la liquidazione del patrimonio rispetto al fallimento. Comunque, sia come si vuole, diciamo, quando vi è un fondiario nell'ambito fallimentare oppure domani nella liquidazione giudiziale, questo creditore fondiario può iniziare anche e può anche proseguire, a maggior ragione, il proprio processo esecutivo. Ma chiaramente tutti i problemi nascono per il fatto che possa pure iniziare a proseguire quel bene, come si diceva poc'anzi, continua a essere attratto all'attivo fallimentare. E quindi non si può far finta di niente, e ci sono quindi una serie di implicazioni che importano necessariamente delle regole di aggiustamento, un po' della procedura, in vista di questa contestualità. E diciamo così, quali sono gli aspetti, diciamo, più problematici che porta a questa situazione? Intanto, la prima questione è: ma chi è il creditore fondiario, e cioè, che si declina, chi decide che un soggetto sia un creditore fondiario se pende già un fallimento? Finché il fallimento non si è espresso, cioè finché il giudice delegato non ha nel suo accertamento del passivo stabilito che quel certo creditore sia un creditore di natura fondiaria,
Fino a quel momento è il giudice dell'esecuzione che però, io direi, dico provvisoriamente, può, a fronte di un creditore che si qualifica e a lui si dimostra come tale, concedere la prosecuzione del procedimento. Nel momento in cui però il giudice delegato si pronuncia, il giudice delegato si può pronunciare in due modi, cioè può dire no, non è un creditore fondiario o sì, è un creditore fondiario. Qualunque sia la decisione, al giudice dell'esecuzione non resta che prenderne atto. E prendendone atto dovrà o dichiarare l'improcedibilità se la soluzione sarà stata quella che non è un creditore fondiario e quindi si procede con la liquidazione in sede fallimentare, se questa è la scelta del curatore, ovvero dovrà continuare perché, nell'esecuzione perché il giudice delegato ha deciso nello stato passivo, nell'accertamento suo, che questo soggetto è un creditore fondiario. Quindi non è che possa decidere lui in maniera definitiva chi sia o chi non sia questo creditore. E una volta che sia stabilito essere questo soggetto un creditore fondiario, il procedimento va avanti e arriva fino al momento che maggiormente interessa queste problematiche, cioè il momento della fase distributiva. Il momento della fase distributiva in cui sarà necessario che siano presenti alcuni elementi, cioè affinché si possa procedere alla distribuzione, in questo caso in particolare all'assegnazione delle somme ricavate al creditore fondiario, bisognerà che questo soggetto, cioè il creditore fondiario, dimostri di essere non solo insinuato al passivo, ma altresì di essere anche stato ammesso al passivo. Per cui, se non dimostra di essere insinuato al passivo, si potrà tranquillamente prendere le somme ricavate, dare al curatore e la storia finisce qua. Se avrà dimostrato di essere insinuato, ma non sarà ancora stato ammesso, la soluzione che viene suggerita dalla sentenza, diciamo, leading case di questa materia, la 23.482 del 2018, suggerisce, indica di sostanzialmente di rinviare in attesa che questa decisione venga assunta, soluzione sicuramente non estremamente appagante sotto vari profili. E quindi questo senz'altro. In ogni caso, anche se succedesse che il soggetto abbia dimostrato di essere stato ammesso al passivo e quindi il giudice assegni le somme a questo soggetto, questa assegnazione continuerà ad essere un'assegnazione di carattere provvisorio, perché permane sempre in questo caso la natura, diciamo così, meramente processuale del privilegio del creditore fondiario, e quindi questa assegnazione provvisoria, nel senso che un domani dovremo fare i conti con l'oste, che sarebbe in questo caso il giudice delegato, nel momento del riparto. Nel momento del riparto si andrà a vedere, vedremo quali sono le problematiche che si presentano in questi casi, ma andrà a vedere se qualcosa aspetta ancora al fallimento, seppure invece era tutto a posto, tutto saldato in sede esecutiva, e allora il problema si risolve e si trasforma quell'assegnazione da carattere provvisorio che era in carattere definitivo che diventa. Quali sono i problemi che si pongono? Beh, i problemi che si pongono sono problemi di compensi e di spese che maturano in sede concorsuale, ma che sono addebitabili al bene che viene venduto in sede esecutiva individuale. E la prima cosa che viene in mente, anche se però è la più rara, è l'eventuale supero a un bene fondiario su cui c'è un'ipoteca di residuo di 20.000 euro, lo vendo a 100.000 e gli 80.000 chi li do? È chiaro, li devo dare al fallimento. Ma poi, casi rari, ovviamente, appunto dicevo, poi vi sono le spese strettamente inerenti, cioè le spese previste dall'articolo 2748 del Codice Civile, quelle inerenti cioè ai beni ipotecati, le spese condominiali, le spese di mantenimento del bene, della sua custodia, dell'ICI, dell'assicurazione dell'immobile. Tutte queste spese sono sicuramente inerenti. Per poter essere fatte valere, ci si domanda come in sede, sono quindi spese che devono essere fatte valere in sede individuale da parte del curatore, ci si domanda in quale modo queste spese possano essere fatte valere. E così come ci si domanda come debbano essere fatte valere la quota di spese generali della procedura che siano imputabili
alla procedura individuale, al bene che viene venduto in sede individuale. Perché se nell'attivo, come abbiamo detto, fa parte dell'attivo fallimentare, se nell'attivo c'è un certo bene, che è il bene che viene venduto in sede individuale, una parte dell'attività, per esempio, che fa il curatore è imputabile a quel bene e naturalmente quella parte di compenso va addebitata a chi si soddisfa sul ricavato di quel bene. Come si fa? Beh, mi pare che la prassi ormai invalsa sia quella di procedere a una liquidazione parziale del compenso dove si pone all'attivo il ricavato della vendita di quel bene e al passivo il valore del bene, il valore del credito fondiario, si determina così questa quota di compenso che non viene versata al curatore da parte della procedura ma viene casomai accantonata, poi in vista del pagamento, e quella somma viene fatta valere anch'essa davanti al giudice dell'esecuzione. Ma come si fa valere tutto questo? Cioè come si portano queste documentazioni, che poi sono così rilevanti, e che sono frutto di quella particolare denominazione o qualificazione che ha dato il giudice nella sentenza della Corte di Cassazione a cui facevo riferimento, di graduazione da parte della procedura. La tesi che prevale e che si basa su un passaggio di quella sentenza è che la procedura dovrebbe costituirsi e con ciò adempiere all'onere della prova che gli incombe, portando la documentazione, appunto questo decreto del collegio e via discorrendo. È una soluzione obbligata? Non credo che sia una soluzione obbligata, perché se ragioniamo un attimo, partendo dal discorso che quel bene costituisce una parte dell'attivo, vuol dire che in via derogatoria tutto ciò che spetta al fondiario va al fondiario, ma tutto ciò che non spetta al fondiario spetta al fallimento, compreso il supero, come dicevamo prima. Quindi, in fondo, non si tratta che di tagliare le fette della torta che non mi spettano e tenermi il resto. Non credo che questo richieda di necessità la costituzione addirittura nel processo esecutivo. Tra l'altro, diciamo, è una terminologia neanche del tutto esatta, perché non si tratta di un giudizio ma di un processo, e quindi non mi pare che sia questo. Il vero problema che si pone qui piuttosto è un altro, cioè, e se ci fossero delle contestazioni sul fatto che quella certa somma aspetta al fallimento, no, aspetta al fondiario, eccetera, beh, quello c'è una norma che per fortuna il codice ha previsto, è l'articolo 512, controversie distributive. Allora lì effettivamente, diciamo, si entra in una fase di accertamento paracontenzioso interno al processo esecutivo e quindi forse la presenza di un legale mi pare che sia sicuramente necessaria. Basta, direi che con questo abbiamo descritto all'incirca le principali problematiche che si pongono. Forse sono stato un po' troppo, diciamo così, veloce, ma avevo il timore di non riuscire a dire tutto quello che dovevo dire. Di resto, queste sul fondiario sono cose abbastanza scontate, ma un ripasso non fa male. Quelle relative invece al subentro e alle misure protettive sono già più problematiche e vedo che in vari casi, sia in dottrina che in giurisprudenza, anche di merito, determinano una tale, diciamo così, divaricazione di soluzioni che una loro illustrazione forse non è stata del tutto vana. Grazie. Questa brevità anche consente eventualmente qualche domanda, sia per quanto riguarda la parte precedente, anche se sono le 6 di venerdì pomeriggio, oppure per questa parte, sia in locale sia da remoto. Vediamo se c'è qualche iniziativa. Io avevo soltanto una curiosità, ma proprio banale. Mi domandavo se durante la composizione negoziata della crisi con misura protettiva, anche generalizzata, un creditore lavoratore possa ottenere la dichiarazione di fallimento. No, questo non credo. La dichiarazione di fallimento? No, questo no. C'è stato qualcuno in dottrina che se l'è posto questo problema ed è stato anche scritto, oltre a porsi il problema in forma orale, l'ho anche scritto e condivido la sua soluzione. No,
Io credo di no, cioè quella misura protettiva opera davvero nei confronti di tutti. Oltretutto teniamo presente il fatto che anche quando il creditore sceglie di avvalersi delle misure protettive, anche se lui non dichiara che va inibita la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, quell'effetto opera comunque ex lece. Dunque credo che il senso della norma sia quello di consentire ai creditori di soddisfarsi in via individuale, ma non di legittimarli a promuovere o a proseguire un giudizio che oggi chiamiamo prodromico, un domani chiameremo giudizio di apertura della liquidazione giudiziale. Perché altrimenti finiremo per proteggerli in eccesso, no? Piuttosto c'è da risolvere un'altra questione, a questo proposito ne abbiamo parlato con la professoressa Baccaglini, sia questa volta... sia questa volta che l'altra volta, con riferimento a questa curiosa misura del blocco della dichiarazione di fallimento, cioè una procedura come quella della composizione che presuppone al massimo un'insolvenza reversibile, in che modo deve bloccare una dichiarazione di fallimento che non potrebbe avvenire? Perché se si tratta di arrivare a una soluzione di un decreto di rigetto, non c'è nessun problema, non c'è nessun ostacolo, anzi meglio, così ci togliamo. Se invece c'è il presupposto per la dichiarazione di fallimento, come sembrerebbe, se è, allora come fa a esserci il presupposto per la composizione negoziata? Beh, credo che l'uno escluda l'altro, cioè, e in questo senso ritenevo che fosse opportuno che il giudice sentisse anche quel creditore magari non interessato dalle protettive, ma istante per il giudizio di apertura della liquidazione giudiziale, perché dicevamo se l'insolvenza qui non è reversibile, allora non ha senso far perdere tempo ai creditori e a questo punto le misure protettive verranno immediatamente revocate. E anzi c'è una norma, la norma nuova che entrerà in vigore con il codice della crisi come modificato dal decreto insolvency, aggiusta questo profilo. Adesso se riesco a trovarla in mezzo alle mie carte la leggo, perché obiettivamente appunto una norma che parte come Adesso io non la trovo. Esattamente. Il 18,4 che corrisponde all'articolo 6 del decreto legge 118, quello che 18. Cataloga le misure protettive, all'articolo 4 stabilisce che dal giorno della pubblicazione dell'istanza, di cui al comma 1 fino alla conclusione delle trattative, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziaria o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive. È in sala, tra l'altro, l'autore che ha fatto l'osservazione che io gli sto rubando, cioè il Presidente Panzani, che diceva appunto che il senso della norma, della modifica di questa norma, potrebbe essere proprio questo, quello di consentire immediatamente a questo punto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Questo lo capisco, il problema però mi rimane sempre la perplessità della previsione, cioè se io mi accorgo che non c'è il presupposto, è evidente che convocherò tutti i creditori, compreso il creditore giustamente che ha promosso l'istanza di liquidazione, e quindi diciamo a quel punto mi renderò conto, non concederò le misure e si avrà quello che si avrà. Se me ne accorgo dopo c'è la revoca, eccetera. Ma è proprio la previsione di una misura, cioè non arrivare alla dichiarazione di fallimento oggi e domani di liquidazione giudiziale, che presuppone un'insolvenza non più reversibile in una procedura che invece presuppone un'insolvenza reversibile. È questo che mi risulta un po' difficile da capire. Però ecco, era giusto per mettere un po' in luce questo aspetto. Bene. La chiusura a Andrea Zuliani. Allora possiamo chiudere, perfetto. L'orario è quello giusto. Vi ringrazio per essere stati presenti. Grazie. Ringrazio naturalmente tutti i relatori e i moderatori che sono stati così bravi, e
appuntamento a domani mattina, perché domani mattina abbiamo una parte non meno importante, anche se per fortuna più breve, nel senso che almeno il sabato pomeriggio tutti noi desideriamo qualcosa di meglio che, non di meglio, ma insomma di diverso che un convegno sulle procedure concorsuali. A domani, grazie.